pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Come avete visto, sono tante le novità che in questo Siamo Noi in abito estivo abbiamo deciso di dedicare alle tante mail, alle lettere, alle telefonate che ci fate sollecitando dei consigli, condividendo delle vostre esperienze, chiedendoci veramente in molti casi anche aiuto. E la lettera da cui oggi vogliamo partire ci mette di fronte ad una sofferenza che con cui tanti nonni oggi spesso purtroppo fanno i conti, quando a causa della separazione o del divorzio di un figlio non riescono più a vedere i loro nipoti, o se li vedono troppo poco. È un dolore evidentemente questo molto grande, e noi allora abbiamo raccolto quello di una nostra telespettatrice. Si chiama Giuseppina, ha 75 anni e ci ha scritto per raccontarci la sua vicenda. Il figlio ha avuto due bambine che sono dunque le sue nipotine di 6 e 8 anni. C'è stata una separazione, poi un divorzio particolarmente difficile, veramente burrascoso. In più il figlio ha perso il lavoro, ha dovuto trasferirsi all'estero, la nonna si è trovata ancora più esposta perché poi la nuora non le fa vedere quanto vorrebbe queste bambine, non le porta in visita, la nonna veramente con difficoltà riesce a parlare con loro anche al telefono, e questo è un dolore immane, anche perché queste piccoline le ha cresciute lei. E allora ci ha scritto chiedendoci che cosa può fare, non solo per difendere, ma per dare continuità a questo rapporto così importante per lei e anche per loro. Noi cercheremo, Giuseppina, faremo del nostro meglio per cercare di darle qualche consiglio, naturalmente affidandoci a nostra volta a chi ne sa di più. E allora io mi siedo e do il benvenuto all'avvocato Anna Rossi. Ben arrivata, esperta di diritto familiare, lei ama dire esperta di crisi familiare. Esatto. E tra l'altro io ho spulciato tra le carte, lei dice: io non amo, e mi è piaciuto molto, i contenziosi, le liti, soprattutto quando di mezzo ci sono i bambini minori. Ben arrivata. Grazie. E bentornata anche. Grazie. Alla psicologa Barbara. Grazie. Costantini, ben arrivata. Allora, avvocato, io parto subito da una domanda proprio concreta. Che diritto hanno i nonni, quando c'è in ballo una separazione che poi magari diventa anche divorzio, a vedere i nipoti? C'è qualcosa di stabilito, una normativa molto precisa? So che si sono fatti dei passi avanti negli anni. Sono stati fatti grossi passi avanti nel nostro ordinamento, che in realtà già proteggeva la famiglia nella sua massima ampiezza fino alla nostra Costituzione. Però relativamente di recente, quindi con una normativa del 2014, è stato codificato il diritto dei nonni ad una frequentazione costante, quindi neanche sporadica, con i nipoti minori, affinché questo rapporto sia costruttivo per il minore stesso. Quindi il rapporto dei nonni, come succede spesso nella relazione nonno-nipote, è un riconoscimento di un diritto serio a favore dei nonni, oggi previsto, dicevamo, dall'articolo 317 bis del Codice Civile, ma è un diritto in funzione dei nipoti. Quindi il diritto dei nonni deve essere di ausilio alla crescita corretta, equilibrata del minore. Questo lo approfondiremo, significa che insomma probabilmente occorrerà accertare che quel rapporto è un rapporto stabile, che l'interruzione insomma ha provocato un disagio ai minori. Esatto. Insomma, ci sono. Perché invece il diritto visto dal punto di vista dei nonni non è così importante, prevale sempre quello del minore, del reso reputato il più fragile? Esatto, mi piace dire che sono due fragilità messe a confronto, però nel nonni ci troviamo comunque di fronte a degli adulti che possono liberamente determinarsi, rispetto ai minori ci troviamo di fronte a una fragilità che deve essere aiutata e quindi costruita. Quindi non è un diritto minore, è semplicemente un diritto che va messo in funzione di, quindi in funzione dell'ausilio del minore. È stata chiarissima, avvocato. Insomma, Giuseppina già avrà, immagino, capito che esistono degli strumenti che la legge vi consegna come nonni da far valere. Dottoressa, i nonni sono veramente un ausilio. Io lo dico anche da mamma, proprio imprescindibile, soprattutto quando insomma i tempi sono cambiati, si tende a lavorare parecchio, a non essere a casa. Che tipo di danno è quello che riceve appunto un bambino quando questo rapporto si sfilaccia e poi si rompe? Allora, io credo intanto il danno ci sia relativo già alla separazione in sé,
perché parlare dei nonni e dei nipoti implica che comunque già il minore sta soffrendo rispetto alla situazione di conflittualità più o meno grande che c'è già in famiglia. Quella del ruolo dei nonni, che è andato cambiando con le trasformazioni della società, è un ruolo che è diventato quasi sostituto genitoriale sotto certi punti di vista, perché oggi i nonni portano i nipoti dal pediatra allo sport, li prendono a scuola, insomma fanno molto di più di quello che facevano i nonni nelle generazioni precedenti, che poi tra l'altro avevano più figli e più nipoti, quindi se prima un nonno maneggiava 30-40 nipoti nelle generazioni precedenti, adesso un amore proprio concentrato, un nipote unico, e quindi chiaramente un distacco diventa molto più significativo, o c'ha 2-3 nipoti in media, quindi insomma questo fa sì che il nonno è molto più coinvolto, molto più presente, ma sicuramente anche molto più esposto a sofferenza laddove ci sia una separazione, sia che riguarda il proprio figlio e bambino, immaginiamo cosa deve rinunciare, se riguarda la preoccupazione relativa a un minore, certamente. Perché da quello che ci dice, cioè, intuiamo, adesso lo scandaglieremo, un dolore enorme anche per il minore questa separazione, ma anche proprio una rivoluzione ulteriore di abitudini consolidati, di prassi che cambiano. No, è un impatto su entrambi, indubbiamente, solo che chiaramente ci aspettiamo che il nonno sia un pochino, nonno e la nonna siano un pochino più attrezzati nel gestire tutta questa situazione, quindi più maturi. Sicuramente il minore non ha, anche se ha molte risorse, però non ha gli stessi strumenti anche solo per pensare lo tsunami, certo, che ha investito la sua quindi famiglia. Quindi la legge si preoccupa di tutelare soprattutto il minore, però offre degli strumenti, giustamente, è giusto che sia così, a favore dei nonni, insomma, che vogliono giustamente conservare il rapporto con il nipote. Quindi Giuseppina, che cosa può fare a questo punto? Lei ha ascoltato il contenuto della lettera? Sì, ho ascoltato il contenuto e vorrei fare subito una precisazione. Siamo portati a pensare che il diritto dei nonni possa essere violato solo in condizioni di separazione piuttosto che di divorzio. Non è così. A volte i genitori disconoscono anche il proprio ramo familiare. Perché magari c'è un rapporto conflittuale. Conflittuale, negano determinate figure genitoriali, quindi a loro volta questo tipo di conflitto poi lo ribaltano sul minore che, come dicevamo prima, è figura da considerare ancor più debole. Quindi se è vero che in sede di separazione e divorzio c'è sicuramente una tutela immediata, perché già si sono saliti i gradini del tribunale, è altrettanto vero che la protezione del diritto dei nonni è consentita anche a prescindere dalla pendenza o dalla presenza di una condizione di separazione e divorzio. Quindi un'attenzione a 360 gradi. Cosa fa adesso Giuseppina? Lei allora, come assiste persone, nonni, nonne che si trovano nella sua stessa condizione? Allora, io personalmente, e quindi qui mi stacco un pochino dalla categoria, ritorno nel discorso. Non amo i contenziosi. Non amo i contenziosi, quindi prima di arrivare al contenzioso stimolo, diciamo, chi è coinvolto in un conflitto di famiglia a rivolgersi a tutte le professionalità che possono essere di aiuto, e quindi l'avvocato è colui che segna il perimetro del diritto, che fa comprendere qual è la posizione della legge rispetto a una situazione quindi, di quindi prima di tutto cerca di renderla, cioè, di renderla consapevole dei diritti che ha. Esatto, perfettamente, di renderla consapevole. In questa consapevolezza la invito comunque ad affrontare una situazione familiare anche dal punto di vista psicologico, relazionale, quindi di rimettere questa crisi e questa conflittualità all'interno delle possibilità di gestione che abbiamo della crisi. Che concretamente lasciare significa provare a parlare con i genitori? Sì, provare anche ad aprire un percorso di assistenza familiare che vada quindi in qualche modo a supportare. Quindi la figura di uno psicologo? Di uno psicologo, di un consultorio, degli assistenti sociali se la situazione è ancora più complessa, quindi a rivolgersi a tutte quelle figure professionali o comunque di ausilio sociale che ci mettono. L'ultimo step prima di arrivare al ricorso in tribunale qual è? Allora, l'ultimo step è quello, intanto questo serve comunque per avere un bagaglio istruttorio, quindi per poter acquisire documentazione e informazioni da sottoporre al magistrato. Allora, la competenza specifica che è stata stabilita da questa recente normativa è quella del tribunale per i minorenni, quindi la signora Giuseppina dovrà andare da un collega, da un avvocato, e lì chiedere di poter tutelare il proprio diritto a frequentare in maniera stabile e costruttiva il proprio nipote. Esatto, ecco. Inoltrarlo al tribunale. Quindi sollecitare un provvedimento. Sì. Io so, brevemente sintetizzo, mi corregga se sbaglio, così coinvolgiamo anche la nostra dottoressa, che lei spesso si premura, prima di arrivare a quel gradino, di scrivere una lettera a nome dei suoi assistiti e genitori. Usando sempre, diciamo, la metafora dei gradini, io
io prospetto ai nonni questa visualizzazione, cioè una scala da salire. Questa scala da salire deve essere salita con cautela, perché altrimenti si distrugge più di quello che si costruisce. Ecco. Questa cautela va messa in atto attraverso la ricostruzione di un canale di comunicazione, quindi arrivare per gradi, prima verbalmente, poi con una lettera che io faccio sempre a nome dei miei assistiti, poi successivamente la lettera del legale per dire sono determinato, ecco. Quindi non mi fermo qui. Non è detto che si arrivi, poi si spera nel buon senso delle parti coinvolte. Nel buon senso di tutti. Nel buon senso perché di tutti. Immaginate, insomma, che atmosfera, già difficile in condizioni di separazione, di divorzio, quante parole che sfuggono a questi poveri ragazzi, ma anche ai nonni, in tutto questo. Quindi l'intento è quello di contenere quanto più i conflitti. Dottoressa Costantini, come ha visto, ha riscontrato sulla base della sua esperienza la reazione che una nonna, un nonno come Giuseppina hanno, ma proprio sul piano fisico, psicologico, quando magari gradualmente, qualche volta purtroppo improvvisamente, viene loro negato il diritto di avere un rapporto con i nipotini? Le reazioni direi che possono essere diverse, e questo va declinato sia in funzione del nonno, della nonna, quindi già delle caratteristiche di personalità che ha la persona, e questo va detto, ma anche in relazione al tipo di accudimento che c'è stato, perché ci sono, appunto, come accennavo prima, dei nonni che sono coinvolti a tutto tondo e allora chiaramente hanno un impatto molto importante della separazione, ci sono nonni che sono già spontaneamente più periferici, per cui in questo senso la relazione, la divisione, la separazione cade all'interno di un terreno che già è minato per altre situazioni precedenti. Quindi in questo senso le reazioni che possono esserci vanno, sono un po' tutte, cioè dalla rabbia, l'indignazione, la delusione, anche il desiderio di vendetta, di ritorsione, ma anche ci si ammala anche, perché quello che ci scriveva la signora Giuseppina anche è che lei ha cominciato a sentirsi proprio male, sempre più forse instradata verso anche una forma, lei non la dice così, ma insomma lascia intuire di depressione. Forme depressive sono possibili. Tanto che una sua amica le dice: se continui così ti ammali davvero. Certamente forme depressive sono possibili e sono anche direi favorite dall'età, perché non dimentichiamo che più si va avanti con l'età più in qualche modo si può essere esposti, soprattutto le donne con gli ormoni che hanno, insomma, a anche variazioni nell'umore. Però diciamo il piano principale è che la relazione va tutelata, ha valore, va custodita, e quindi in qualche modo direi che la depressione sia un effetto secondario, cioè non vada vista come elemento principale. L'elemento principale non è tutelare i nonni dalla depressione. Certo, l'elemento principale non lo diremo mai è abbastanza. Insomma, che comunque ci può stare. L'elemento principale è dare la possibilità al nipote, ai nipoti, magari sono più di uno, di poter avere uno spazio diverso rispetto alla reazione dei genitori, perché mentre i genitori sono in pieno conflitto, quindi molto concentrati su di sé, sì, e perdono spesso di vista il minore in tutto questo è un problema serio. I nonni un pochino sono un pochino più super partes, quindi hanno la possibilità di è poter un'isola contenere di serenità, e gestire là anche tutto questo dramma che sta frammentando. Senta, la dottoressa, famiglia. Io mi auguro che non sia il caso della nostra telespettatrice, che insomma ci ha raccontato una difficoltà oggettiva a vedere questi bambini, perché insomma la nuora di fatto queste bambine gliele sottrae, e mi auguro che non accada che poi in quella casa si parli male della nonna. Se accade questo, che danno è questo per un bambino, per un minore? Sentire all'improvviso parlare male di una figura che invece fino all'altro ieri era un riferimento stabile. Ma io credo che queste situazioni siano preparate da lontano. Cioè ci può stare anche la separazione improvvisa, ma credo che la separazione si innesti all'interno di una criticità già del nucleo familiare, no? Quindi in questo molto spesso ci sono rapporti già critici con i genitori o con i genitori del coniuge, quindi parlare male credo che se c'è, magari c'è già da prima, in qualche modo la separazione acuisce tutte le dinamiche familiari, quindi che ci sono, quindi di sicuro la situazione non quindi, migliora la situazione non migliora e nello stesso tempo toglie la possibilità di avere, come accade però peraltro rispetto al padre o rispetto alla madre, l'idea di una famiglia di riferimento protettiva, buona, che sia un accompagnamento per tutta la vita. È un danno considerevole questo. Allora, siamo arrivati di fronte all'aula del tribunale, però non ci siamo entrati. Il provvedimento viene inoltrato, diciamo che purtroppo, malgrado la nostra avvocatessa ci abbia provato in tutti i modi a risolvere la questione, anche con una lettera scritta ai genitori, arrivati lì, insomma, il giudice riceve il provvedimento.
automaticamente c'è un intervento, comunque un esito favorevole al nonno, o c'è bisogno di accertare l'entità di quel rapporto? Cioè che sia un rapporto davvero solido, quello tra la nonna che non vede più nipoti e nipoti? Come dicevamo prima, proprio per la presenza di queste fragilità il giudice ha in dovere di accertare, quindi è un procedimento che ha tra le proprie caratteristiche sicuramente la consapevolezza di dover essere rapido, quindi di dover dare delle risposte. Allo stesso tempo io dico non si entra a gamba tesa nel diritto di famiglia, perché è un concetto pericolosissimo. Quindi il magistrato di solito prende dei provvedimenti interlocutori, quindi dopo aver inquadrato la situazione, compreso se e quanto è grave la situazione di conflittualità, i motivi che hanno portato a negare queste visite, quanto sono risalenti nel tempo, magari si è già superata la fase della separazione e del divorzio e sono rinati dei rapporti quiescenti, quindi è una situazione oggettivamente diversa da quella che aveva generato il divieto. Quindi c'è un'attentissima valutazione. Sì. Ora, però questa faccio l'avvocato del diavolo, lo dico a lei che è un avvocato, questa valutazione a volte diciamo che perde degli elementi oggettivi quando per esempio la lettera di Giuseppina è una lettera molto emozionante, molto coinvolgente, lei ci racconta, ma insomma io queste bimbe prima che compissero 6-8 anni le avevo sempre con me, ho insegnato loro le preghiere, ho letto loro le favole, tutto questo è difficile poi da provare. È uno degli aspetti più complessi, per questo dicevo l'assistenza di altre figure professionali come quelle di uno psicologo o di un consultorio permettono di costruire e di ricostruire la personalità del nonno prima ancora di entrare in ambito giudiziario e questo aiuta quindi il processo. Per questo dicevo salire un gradino per volta è comunque favorevole anche al processo stesso, perché le prove sono prove di carattere psicologico, bisogna dimostrare di essere persone costruttive. È difficile fare questa valutazione, si sbaglia facilmente? Beh, se i professionisti sono bravi direi che di no, cioè in generale comunque ci sono, la nostra professione si presta a molti tipi diversi di valutazione, sia che abbiano a che fare col lavoro del nostro avvocato, ma sia in generale, quindi insomma direi che se il professionista è bravo e fa bene il suo dovere dà un report sufficientemente oggettivo che aiuti il giudice a stabilire cosa sia davvero l'interesse quale sia l'interesse del minore. Quindi a Giuseppina stiamo già dicendo tante cose, no? Abbiamo detto non tenetevi tutto dentro, fatevi aiutare, avete degli strumenti legali, ma non è detto che si debba andare necessariamente di fronte al giudice, parlatene, se non è possibile farlo perché ci sono troppe lite in famiglia, fatevi aiutare in una persona che ha la competenza psicologica, fatevi consigliare. Detto questo, una lancia la spezziamo in favore dei genitori, cioè nella sua esperienza professionale, avvocato, i genitori che arrivano, che magari divorziano litigando in condizioni di burrasca come il figlio di Giuseppina, però nella maggioranza riconoscono l'importanza dell'amore, di quanto danno i nonni, si sforzano di tutelarla quella presenza o la cosa passa proprio in secondo piano? No, allora, nelle situazioni di separazione e divorzio sicuramente c'è una forte consapevolezza del ruolo del nonno, anche per questioni meramente logistiche. Purtroppo si tende a portarlo all'interno del conflitto, quindi i due rami diventano l'uno contro l'altro e questa situazione invece si recupera in un secondo momento, quindi restare attenti, reattivi, pronti ad assecondare un nuovo assetto familiare. Non abituiamoci però a una situazione insomma grave come quella di non vedere per periodi lunghissimi, come una condizione stabile, i propri nipoti. Solo una battuta, perché siamo proprio in chiusura, abbiamo dato tanti consigli sul piano giuridico, sul piano psicologico, dica qualcosa per la nostra Giuseppina. Ma io credo che ci possono essere tante forme di contatto con la professione psicologica, cioè nel senso che non è necessario pensare a una psicoterapia, si può pensare a dei colloqui di sostegno, si può pensare a un lavoro focalizzato, insomma l'importante è che i nonni che sono in sofferenza per questa separazione possano trovare a loro volta uno spazio di ascolto, di contenimento e di aiuto per essere a loro volta in qualche modo traghettati verso una auspicabile buona risoluzione del conflitto. Io vi ringrazio moltissimo per l'aiuto che ci avete dato, quindi Giuseppina, lei non è sola. Allora...
Allora, se volete sollecitare dei consigli di natura legale, raccontarci le difficoltà, i problemi che state incontrando a livello familiare e non solo, potete scriverci. Noi siamo qui, dunque una mail, siamo noi, @tv2000.it, oppure ci potete scrivere una lettera alla redazione di Siamo Noi, via Aurelia 796-00-165. Allora, adesso restate però con noi, perché il nostro Massimiliano sta per incontrare un volto noto, molto amato del teatro, della televisione. È un attore che, vi do un indizio, anzi ve ne do tre, ha vestito i panni del medico, del sacerdote, del giudice ragazzino, qui tra poco, Giulio Scarpati. Come personaggio pubblico sappiamo molto, io direi moltissimo. Al termine di questa intervista sapremo molto di lui, anche come padre e come figlio. Grazie a Giulio Scarpati per essere con noi questo pomeriggio. Giulio, se mi permetti, ti porto un po' indietro negli anni. Alla metà degli anni 70 c'è un nome, la cooperativa Gruppo Teatro G. Cosa ti ricorda? Beh, insomma, non è proprio l'esordio in teatro, perché in realtà l'esordio in teatro è arrivato addirittura prima, quando avevo 12 anni, così, in uno spettacolo teatrale, ed fu proprio l'esordio sul palcoscenico. A metà degli anni 70, insomma, in realtà cominciai a frequentare questi giovani di questa cooperativa, entrai in questa cooperativa teatrale e cominciammo a fare spettacoli. I palcoscenici erano particolari, no? Palcoscenici erano un po' di tutto, perché c'erano dagli ospedali psichiatrici, le carceri, cioè, perché si cercava anche di portare il teatro dove magari era difficile portarlo, insomma, noi ci riuscivamo con grande fatica, anche magari avevamo, insomma, il pulmino con le scene, dovevamo arrivare, montare lo spettacolo, montare la scena, poi fare lo spettacolo, tutto poi smontare, soli, ovviamente. E poi ci davamo anche dei compiti, quindi facevamo anche, non so, io mi occupavo anche dell'ufficio stampa, quindi telefonavo per gli inviti, queste robe, cioè, voglio dire, cucivamo le paillette sui costumi, cioè facevamo tutto da noi. Cosa ti porti dentro di quegli anni? Beh, l'idea è in tutto dell'importanza del lavoro, la bellezza del lavoro e il rispetto del lavoro di tutti, sia chi appunto fa l'attore, ma anche chi appunto cuce, stira, sarte, tutto il personale che intorno al palcoscenico lavora e che in qualche modo io ho assaggiato nelle diverse forme, tutte insieme, quindi in realtà è anche un riconoscimento al lavoro collettivo, perché poi qualunque cosa, anche quando sei tu davanti, è frutto anche di un lavoro collettivo. Ed è anche una bella palestra, no? Per gli anni a venire, perché gli anni a venire poi sono stati importanti. È arrivato il cinema, è arrivata la televisione con Un medico in famiglia. Che tipo è Lele Martini e cosa c'è di Giulio Scarpati in Lele Martini? Beh, di Lele Martini, quando ho letto le sceneggiature, prima di decidere se fare o no una serie così lunga, perché erano 14 mesi di riprese, di fila, la prima serie che era doppia, mi piaceva questo fatto che questo padre dovesse gestire una famiglia e che sia tutto gestito un po' al maschile, nel senso che pure con mio nonno, cioè con mio padre, e quindi col nonno e il padre insieme gestivano una famiglia piuttosto complicata, insomma, no? E quindi mi piaceva molto di Lele questo aspetto della capacità anche di essere non solo molto altruista, molto dedito, molto amante del proprio lavoro come medico. È un po' quella figura di medico di famiglia, per l'appunto, che è una figura magari che adesso è un po' meno forte, ma prima invece era molto efficace, perché tu ti rivolgevi a lui per qualunque cosa ed era un po' una sorta il capo famiglia, no? Sì, era quello che si metteva a posto anche le cose, per cui. Però ci sono degli aspetti di Giulio Scarpati padre molto molto interessanti che tra poco approfondiremo, perché ci sono alcune cose che mi hanno davvero colpito leggendo le tue dichiarazioni. Però prima vorrei chiederti il successo di quella serie, no? Perché ha vinto tante cose, Oscar della TV nel 99, nello stesso anno il Premio Barocco, il Telegatto, che poi verrà vinto anche nell'anno successivo. Tu ti sei dato una spiegazione di questo grande successo? Ma ci sono delle situazioni, ci sono delle opere di fiction che hanno questa capacità di attrazione, attrarre pubblico totalmente diverso, insomma,
da laureato al non laureato, no? Si appassionavano a questa storia di questa famiglia perché era una storia che sembrava vera, nel senso sembrava starci dentro, insomma, no? È come se tu spiassi quello che avveniva in una famiglia italiana. E potessi essere potenzialmente protagonista. E quindi in qualche modo ti identificavi. E la cosa più bella è quella che la gente mi dice: io sono cresciuto con un medico in famiglia. Mi fa molto piacere perché sembra che sono come fossi uno di famiglia, come fossi, non so, entrato anche nel loro immaginario, nelle loro fantasie, nella crescita delle persone. Ma perché vesti spesso i panni del padre? Non lo so, io ho accentuato molto, devo dire, in medico in famiglia l'aspetto della paternità rispetto all'aspetto medico. Infatti, diciamo, Lele Martini è molto più padre che medico. E comunque come medico è sempre molto paterno, diciamo la verità, no? È sempre molto... perché mi piaceva raccontare questa cosa, io mi divertivo anche a lavorare un po' su questo, certe volte magari nella borsata medico mettevo dei giochi dei bambini, perché mi sembrava bello che poi quando lo aprivo la borsa per visitare qualcuno, eccetera, il pubblico da casa intravedesse magari un giocherello di qualche figlio. Era un modo per ribadire proprio la paternità, no? Ribadire l'importanza della paternità, il fatto che essere padri, insomma, Lele non se lo dimentica mai, insomma, in certo senso. E per la regia di Biazzi, il padre di mia figlia, no? È uno dei tuoi ultimi lavori. È un cortometraggio che sta girando, è andato in vari festival, a Valdarno, anche a Cannes, adesso è invitato ad altri festival, ed è una storia abbastanza particolare, siccome è un giallo non posso svelare, essendo poi un corto, e non lo svegliamo, però anche lì ci sono dei risvolti anche particolari, e mi piace poi lavorare anche con i ragazzi giovani che iniziano a fare questo mestiere, anche come regista, come anche quello è un arricchimento. Ma sì, perché poi dopo le persone, cioè è la passione quello che deve, e certe volte con l'età, qualche volta la passione diminuisce, invece secondo me questo è un mestiere talmente bello che ci deve essere sempre. Ci deve essere sempre. E ma poi forse c'è... in tutti i mestieri, sì. Penso di sì, se lo vuoi fare bene. Se lo fai con amore. E poi c'è il Giulio Scarpati padre. Io ho letto una cosa molto interessante, lo dicevo prima, il fatto che tu quando sei con i tuoi figli decidi volontariamente di spegnere il cellulare e lo fai con un obiettivo ben preciso. Facevo, nel senso che adesso sono grandi. Si sono dimenticati loro di te, forse, proprio perché hanno loro i cellulari. Però no, nel senso che è vero, ma anche un'altra osservazione che è più su come viene fatta anche una fiction e quindi quale messaggio dà. Se ci pensate, la famiglia Martini, il televisore è sempre spento, no? Certo. Si mangia non con il televisore. Questo è un segnale preciso, nel senso, se vuoi raccontare il dialogo, l'importanza del dialogo in famiglia, se ci metti un televisore è finita, no? Ma tu lo dicevi anche per non voler perdere, no? Quei momenti con i tuoi figli, che poi passano via, non si recuperano più. Ma sì, il rapporto con i figli, tra l'altro... come dire, il fatto anche del successo ti toglie anche un pochino di sfera privata, insomma, no? In un certo senso, di conseguenza quello che facevo normalmente, soprattutto durante gli anni gloriosi delle prime serie di Medico, però ero impossibilitato a fare le cose con i miei figli perché c'era sempre qualcuno che spuntava con una macchina fotografica. Devo dire che voi, cioè il pubblico, mi ha aiutato molto, perché certe volte quando mi capitava di stare appunto in situazioni private, anche al mare così eccetera, c'era una signora che si è avvicinata sulla spiaggia mentre stavo dentro l'acqua eccetera, ha detto: guardi, c'è uno con un cannone di macchina fotografica grosso così. Dico: grazie. Quindi ero anche protetto anche dal bar sotto casa. Diceva: che c'è Scarpati qui? No, non abita qui. Nel senso, proprio perché c'è una dimensione che io voglio sempre che si mantenga privata, anche dei miei figli parlo veramente poco, proprio per questo, perché il rapporto privato deve essere tuo, deve essere mio, se no diventa queste cose di pubblico dominio che sembrano quasi... Però parliamo in termini generali, perché tu ami una frase di Obama, no? Che dice: siate padri imperfetti, ma siate padri. Sì. Beh sì, nel senso che poi è un mestiere difficilissimo, no? Tante volte ti confronti con altri padri, madri, insomma hai comunque
non c'è mai una certezza, dici vabbè, questo è tutto a posto. Nel momento in cui dici tutto a posto con un figlio, comincia sei subito. Sei un po' rovinato, diciamo. No, nel senso che è io, sempre. Io li ho in età adolescenziale, quindi mi puoi capire. Ecco, va bene, quindi sai. Poi, diciamo così, il medico in più mi ha dato la possibilità di avere sempre figli in continuazione. Mm. Quindi ho rinnovato, diciamo così, la paternità a distanza di serie. Adesso vorrei finirla qui. Vorrei finirla qui. E quindi è un appello agli sceneggiatori di non farmi fare più altre nascite, perché mi pare anche un po' troppo, diciamo. Ma secondo te i padri di oggi sono diversi dai nostri padri? Beh, sicuramente siamo più attenti. Nel senso cioè che ci siamo di più, prima era inconcepibile magari che dare una mano, io sono stato fortunato perché mio padre dava anche una mano in casa, quindi l'ho visto fare cose che normalmente però gli altri padri non facevano. All'epoca. E comunque siamo molto più responsabili dei figli, mentre prima la gestione familiare era tutta in blocco della madre, e quindi il padre era un'entità che veniva, che mio padre insomma da quel punto di vista era meno presente di mia madre, mentre noi tendiamo a essere un po' più presenti e ci godiamo di più i figli in qualche modo, no? Perché ne viene di conseguenza. Forse l'unico difetto che abbiamo noi è di essere, diciamo così, un po' troppo permissivi, nel senso cioè che, come dire, il dialogo è importante, però è anche importante dire dei no, qualche volta ci riesce troppo difficile dire dei no. Io ho qui un libro, perché sì. C'è poi Giulio Scarpati, figlio, no? E questo è un libro molto bello, perché è una vera e propria dedica alla mamma. Il titolo è Ti ricordi la Casa Rossa? Lettera a mia madre. Tu parli in questo libro di questo rapporto che è cambiato, ovviamente. Lo abbiamo sentito spesso qui a Siamo Noi, quando ci occupiamo di un tema complesso come l'Alzheimer. Ti sei ritrovato più figlio di prima? Guarda, mi ha aiutato molto, devo dire, perché c'è un momento quando la malattia prende una persona e tu la vedi cambiare radicalmente. Mia mamma è morta praticamente qualche mese dopo che il libro era uscito, e in qualche modo vuoi recuperare il tuo rapporto con tua madre, ma in quel momento è come se tu avessi uno scambio che è molto più difficile, perché il piano razionale non c'è più nell'altra persona, quindi puoi avere gesti di affetto, ma oppure certe volte non mi riconosceva, per cui è anche fa soffrire una cosa del genere a un figlio. Però secondo me la cosa importante è che, ricordando le cose e scrivendo questi ricordi in qualche modo, raccontando soprattutto la difficoltà anche di gestire una malattia così difficile come l'Alzheimer, sicuramente io ho tirato fuori quello che erano le ansie e i dolori, ma anche ho recuperato tutti i ricordi che in qualche modo... Hai imparato a ricordare, no? Sì. C'è un rapporto inversamente proporzionale rispetto a quello di mamma. Cioè, io raccontavo a lei, ma in realtà raccontavo a me, nel senso che lei magari non ricordava più, oppure aveva dei ricordi tutti suoi, insomma, no? Mentre invece io... Ricordando lei ricordavo soprattutto a me stesso, e quindi pensi anche al valore del ricordo, quindi del mantenere il ricordo, del conservare qualcosa di un'altra persona quando non c'è più, ovviamente, ma anche in un momento di sofferenza e di malattia che la stravolge. Noi prima parlavamo del fatto che appunto spesso ha indossato i vesti di un padre. E in qualche modo rientra nel discorso che stiamo per aprire, perché tu hai interpretato in due occasioni almeno le vesti di sacerdote. Prima con Don Luigi Di Liegro, nell'Uomo della Carità, una vera e propria biografia dedicata a un gigante della carità, e poi Don Zeno, l'uomo di Nomadelfia. Che vuol dire? Ne ho fatti altri due, per la verità. No, confesso, perché così sappiate tutti che sono abituato, insomma... Una certa dimestichezza. Sì, ho fatto un padre comboniano ispirato a una storia di Ezechiele Ramin, un padre comboniano che stava in Brasile. L'abbiamo girato in realtà in Venezuela, ma come se fosse Brasile. E quella è una storia molto bella, perché è un ragazzo giovanissimo che l'ho fatto infatti prima di Di Liegro. E poi, vabbè, questo è un prete più facile, più divertente,
Don Silvestro in Aggiungi un posto a tavola, quindi insomma ho bazzicato parecchie cose. Certo, confesso che Don Luigi Di Liegro resta nel mio cuore per come era, per la capacità che aveva di prevedere il futuro e di difendere anche gli ultimi, siano essi malati di AIDS, siano essi stranieri, insomma quest'idea che lui aveva veramente di servizio 24 su 24 per gli altri, e pretendeva molto anche dai suoi collaboratori, quindi come spesso succede per le persone che hanno questa grande forza, ma del resto devono far fronte a situazioni spesso che sono ignorate o non aiutate da altri, per cui devono difendere. Penso quando lui ha creato il centro a Villa Glori, per i malati di AIDS, e poi, come spesso ricordo, almeno questa è quanto ho saputo di lui, quando doveva far incontrare Giovanni Paolo II con l'imam, incontrò il Papa, e il Papa gli chiese: ma com'è questo imam? E lui rispose: un bravo cristiano. E mi sembra una cosa ironica, simpaticissima, però straordinaria. Ma proprio l'importanza anche della comunicazione che adesso con Papa Bergoglio tra religioni, l'idea di creare sempre condivisione e mai esclusione, l'idea che appunto la parola infedele non ci deve stare. Dicevi l'importanza di stare accanto ai giovani, no? La scuola di recitazione, percorsi d'attore. Sì. Raccontaci un po'. Tra l'altro, visto che sono qua, volevo dire che il 19 a Roma, presso il Teatro Le Maschere, alle 4 facciamo altri provini per il prossimo anno. Ma è una scuola che faccio da tanti anni con altri validissimi insegnanti, Silvia Luzzi, Nora Venturini e Marco Angelilli. E, insomma, del resto, se abbiamo realizzato ciascuno di noi un sogno di fare questo mestiere, io penso sia giusto anche dare ai giovani la possibilità di realizzare un sogno. Ovviamente devi sapere che il mestiere è fatto di sapere, devi imparare anche tecnicamente a gestire, a sapere come si recita, però devi avere la passione per farlo. Spesso il talento magari anche un po' nascosto, magari vengono ragazzi che tu dici: ma però sotto sotto vedi che c'è una fiamma. Bisogna magari tirarla fuori questa fiamma. E bisogna tirarla fuori, però ci vuole passione, perseveranza, però è un sogno che magari è giusto che loro abbiano, se no noi presentiamo sempre tutto il peggio del peggio, sembra che la vita sia sempre negativa. Certe volte quando chiedono ad alcuni colleghi: ah, ma voglio fare l'attore, no? I miei colleghi rispondono: no, lascia perdere. Perché? Se a te piace una cosa, almeno provaci. Ci devi provare. E quindi l'idea che bisogna dare speranza, e non perché la speranza del futuro ci garantisce da tante cose, se togliamo quella è finita. Abbiamo giusto un minuto, Giulio, per raccontare il prossimo film, Il fulgore di Doni. Raccontaci un po' di che si tratta. È un film TV che è scritto e diretto Pupi Avati, ed è una storia molto bella perché anche lì sono padre, però è anche una questione anagrafica, perdonami. Mo tra un po' sarò nonno, quindi ecco, ti vengo incontro. Va bene, ma io lo faccio per te più che... No, nel senso che è una bella storia, perché è una storia di un sacrificio di una ragazza innamorata di un ragazzo che avrà un problema, e lei dedicherà la sua vita cambiando completamente le sue abitudini, e questo il padre di lei e la madre anche di lei non lo capiranno, perché c'è una difficoltà a capire anche l'idea di sacrificio in un momento come questo che vediamo, dove il sacrificio è un po'... Che parola strana. Sì, sembra una parola strana, no? Ma forse magari le generazioni passate, quelle che sono uscite dalla guerra, quanto hanno capito attraverso il sacrificio di quanto la felicità poteva essere più facile, cioè nel senso che la felicità diventa più facile se la sai riconoscere, se sei sacrificato la riconosci subito, anche per una piccola cosa, se invece è tutto facile allora ti sembra che la felicità sia così, non la riconosci mai, sì, ma non la riconosci mai quando la vivi. Grazie Giulio Scarpati. Grazie a voi. Grazie davvero.
Allora, restate con noi perché Gabriella sta per tornare qui in studio e ci racconterà le storie imprevedibili che possono portare ad una vocazione. Ascolteremo una bellissima storia di chi nel momento buio della sua esistenza ha sentito la voce del Signore e ha risposto sì. Tra poco, siamo noi. Siamo noi. Oggi vogliamo provare a raccontarvi quanto imprevedibili e diverse possono essere le strade che conducono un uomo o una donna ad accettare la chiamata del Signore, ad andare incontro alla propria vocazione, a pronunciare quel sì che illumina di senso nuovo una vita intera. È un sì che hanno pronunciato gli ospiti che sono qui con me, qui do il benvenuto. Frate Antonio Salinaro, ben arrivato, francescano. Parroco di San Pasquale Bailon e siamo a Taranto e Don Concetto Occhi Pinti, benvenuto anche lei, rettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore. Grazie ad entrambi di essere qui. Don Concetto, prima di chiederle una riflessione sulle tante vocazioni che in questi anni lei veramente ha accompagnato, io le propongo di ascoltare insieme i primi passi del racconto che ci fa Fra Antonio, perché il suo sì è arrivato insomma in modo tortuoso, cioè quando il Signore si mette in testa qualcosa evidentemente non c'è scampo. Senta Fra Antonio, che bambino è stato lei? Che infanzia ha avuto? Io sono figlio di ragazza madre, quindi ho vissuto la mia vita in un'infanzia serena, più o meno serena, perché ero un ribelle, proprio un ribelle come persona. Quindi studiare non le piaceva? No, assolutamente no. E a scuola, quando mia madre mi portava a scuola ai colloqui, poverina, mi le tremavano sempre le ginocchia. Sì. E io ho provato ad andare a scuola, ho fatto per due volte sono stato ripetente alla scuola superiore, poi ho lasciato. Ha provato tutto, ho letto classico, scientifico. Ho fatto classico, scientifico e poi a 17 anni ho fatto la domanda in marina per entrare in marina come volontario, stiamo parlando del 1987. Sì, ho fatto il concorso, sono stato preso. Sì, quindi sì, l'intelligenza sì. C'era tutta, tra l'altro sì, le foto sì. Che stiamo vedendo si vede veramente... A scuola dicevano è molto intelligente, ma non si applica. Quella è una frase, una formula. La frase tipica. Come dire, sempre verde. Sì. Lo sguardo birichino però ce l'ha. Sì, allora, entra, supera quel concorso che non è da tutti, entra in marina... Entro in marina... ci resta 3 anni e 6 mesi perché l'hanno cacciata. Esatto, sì. Sono stato 3 anni e 6 mesi, in questi 3 anni e 6 mesi in cui sono stato all'inizio ho iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti, quindi ho iniziato a... Ma perché? Ma io nella mia vita ero ribelle perché coprivo un vuoto dentro di me, c'era un vuoto esistenziale, un vuoto affettivo esistenziale, che era forse la mancanza del padre, che io vivevo in una maniera particolare, quindi vivevo come un vuoto. E poi questo vuoto è diventato ancora maggiore quando ho iniziato a sperimentare i fallimenti nella mia vita. Quindi quel vuoto affettivo è diventato un vuoto esistenziale. Cioè non me ne andava bene una. Esce dalla marina sì. E sua mamma le viene incontro. La mamma le è sempre stata proprio tenacemente sì, al fianco. Riuscite a mettere su una cartoleria, però anche lì lei veramente continuava a fare uso di sostanze anche più pesanti, quindi dalle canne sono passate alla cocaina, poi all'eroina. Sì. Sono stato un tossicodipendente vero e proprio. Un dolore enorme per sua mamma, difficoltà. E anche per me, è un grande dolore anche per me perché la mia vita andava alla deriva, io non me ne accorgevo. C'è stato bisogno di una esperienza fortissima per farmi capire che nella vita, la mia vita era perduta. Gliel'hanno mandata un'esperienza fortissima, più forte di così. Nel 1991 entrano nella cartoleria che gestiva con sua mamma 2 persone armate e la minacciano. Sì. Come? Beh, succede perché io conoscevo queste persone entrano nel negozio e siccome un amico che conoscevo era sparito con un certo quantitativo di droga, mi hanno dato prima tante botte, poi mi hanno minacciato con la pistola e mi hanno detto se non ci dici dov'è questo tizio noi ti facciamo fuori. Una paura terribile. Sì, ma perché io non c'entravo niente, mi trovavo in una situazione in cui non c'entravo niente, in cui non ero attore, però mi trovavo in pericolo di vita perché poi queste persone mi hanno pedinato, quindi io scendevo di casa, li trovavo sotto casa, andavo al negozio, li trovavo al negozio e la mia ansia aumentava e diceva adesso io muoio e non so perché.
Comincia a capire che non c'entrava niente neanche con la vita che faceva, no. Non era protagonista neanche di quella, si rivolge esplicitamente alla sua mamma chiedendole aiuto e prova con forza a disintossicarsi, sì. Non è stato la mia facile. È stata la mia determinazione accompagnata da un ambiente familiare protetto che mi ha aiutato ad uscire fuori. Le zie, i cugini, ci sono stati dei momenti di tentennamento, immagino. Oh, anche. Tantissimi. Poi uscire fuori dall'eroina è riabituarsi a vivere, perché non mangi più, non bevi più, non ti lavi, gli affetti spariscono, quindi bisogna riabituarsi a vivere dalle cose come se fossi un bambino, quindi a sederti a tavola e a mangiare, ad avere degli orari, e tu devi riabituarti proprio alla vita. Il Signore al suo fianco non è sparito mai, perché un giorno lei entra in chiesa, le chiese peraltro... Una sera, un giorno entro in chiesa perché avevo bisogno di parlare, o andavo da uno psicologo, andavo da un prete, e questi erano i consigli che mi erano stati dati, e quindi io ho scelto lo psicologo perché ero lontano dall'ambiente ecclesiale. Però una sera che avevo proprio necessità di parlare, avevo necessità di dirmi, di raccontarmi, sono andato in una chiesa dove mi ha accolto un giovane prete, da cui mi sono sentito subito accolto, nonostante io fossi, insomma, vestissi strano. Piuttosto difficile da accogliere. Sì, difficile da accogliere, molto difficile da accogliere. E, ecco, mi sono sentito accolto e ho chiesto proprio retaggio di quando andavo al catechismo se potevo confessarmi. Quella confessione è stata per me l'incontro con Dio, perché in quella confessione mi sono sentito amato, di un amore gratuito, spassionato, mi sono sentito liberato dai pesi, perché nella vita fai tante cose sbagliate. E poi una cosa importante, mi sono risentito dignitoso, perché a posto di fare un percorso di umanizzazione, avevo fatto un percorso che mi aveva disumanizzato del tutto. Quindi quella confessione mi ha ridato la dignità di persona, che avevo perso. Ma questo è veramente quello che ci dice, è toccante, ci smuove un po' tutti questa confessione, però da qui al decidere che c'è un disegno di Dio su di lei, seguire, certo, assecondare una vocazione, non è che proprio il passo sia brevissimo. No, assolutamente. Io ho fatto un cammino di riappropriazione della mia fede, che è durato 5 anni. In questo cammino di riappropriazione della mia fede mi sono accorto che quello che facevo non era quello che volevo e non era neanche il mio desiderio più profondo. Quindi ho iniziato a fare un cammino di discernimento di quale fosse il desiderio più profondo, che i padri della Chiesa dicono che quando hai scoperto il tuo desiderio più profondo hai scoperto la volontà di Dio, e quando hai scoperto la volontà di Dio hai scoperto il tuo desiderio più profondo. Ed eccolo qui oggi, frate francescano, e adesso però insomma poi... Cioè, senz'altro non è che la interrompiamo qua, gli chiederemo altre cose, però do un concetto. Lei ha alle spalle 27 anni di sacerdozio, 19 come formatore, 6 anni come rettore del Pontificio Seminario Romano, cosa che mai si sarebbe immaginato di fare, di storie di vocazione di sicuro ne ascoltate tantissime, ma quante volte lei si è trovato a riflettere sull'imprevedibilità di quella chiamata, ma soprattutto su quanto è testardo il Signore, quanto si ostina? Prima di una riflessione posso dire che per me è motivo di stupore, accompagnato anche da commozione, ascoltare un giovane che bussa alla porta del seminario, sia che abbia 18 anni oppure che ne abbia 38, un giovane adulto. Ho ascoltato tantissime storie, come potete immaginare, in tanti anni che ho avuto il privilegio di vivere vicino ai giovani che si formavano al sacerdozio, tanti amici sparsi nel mondo, perché i sacerdoti di Roma si formano assieme a compagni che vengono da tutto il mondo, e non c'è una storia uguale a un'altra, anche se gli elementi possono essere similari, però ogni storia, quando viene raccontata, ti fa gustare, percepire l'unicità, l'irripetibilità dell'opera di Dio in quella persona. Questo commuove, stupisce. Io non riesco ad abituarmi, vorrei dire, a è questo. È bello, quindi, questo senso di meraviglia, sì, che lei ci sta trasmettendo. È proprio così, perché prima di una riflessione è lasciarsi raggiungere rispetto a un dono che è gioia per tutti, proprio perché ha questa sua unicità. Ecco, do un concetto. Lei ha detto ogni vocazione è diversa dall'altra, ha detto vocazioni più giovani, altre più mature. Ce ne sono sempre di più frequente di vocazioni mature, di persone che arrivano a riconoscere la chiamata dopo una vita professionale intensa, dopo relazioni sentimentali.
qui c'è bisogno di un accompagnamento differente. Come si sta accanto a chi sente quella chiamata malgrado un gran pezzo di vita vissuta? Sì, come formatori nel nostro tempo sentiamo di accogliere la sfida ci viene proposta, che è data proprio da una differenza di percorsi di storia dei nostri giovani che si presentano per la formazione. Immaginate, io accoglierò adesso per il prossimo anno alcuni giovani di 18 anni appena terminato il liceo e alcuni che hanno 35, 36, 38 anni, vite completamente diverse, gli ultimi possono essere genitori dei primi, eppure ecco, puntando su percorsi personalizzati e su una formazione che è centrata sulla relazione personale dove si dà e si riceve fiducia, si riesce a fare in modo che i piccoli possano dare qualcosa ai grandi e i grandi ai piccoli. Bellissimo questo scambio. Sì. E si cammina verso uno stesso obiettivo, ma per noi è importantissimo saperci mettere in ascolto del passo di ciascuno. Quindi adesso per noi oggi la personalizzazione dei percorsi, avendo chiaro il binario formativo di tutti, è un dovere. È la priorità, è un dovere. Allora, a proposito di vocazioni mature, c'è una storia bellissima che vogliamo condividere con voi. Insomma, passiamo un po' da una parte all'altra, perché abbiamo sentito fra Antonio un passato da tossicodipendente, poi quella chiamata fortissima. Ineludibile. Qui c'è un ex poliziotta che di fronte all'ennesimo arresto di un giovane ha cominciato a farsi delle domande di quanto affetto avrà bisogno questa persona, devo abbracciarla, come posso, e queste domande l'hanno portata sulla strada che ha scelto, e il suo racconto ce l'ha raccolto Rosario Sardella. A 19 anni mi iscrissi all'università, lettere moderne, poi uscì immediatamente il bando per entrare in polizia e siccome portavo così nel cuore il desiderio di fare qualcosa per gli altri, partecipai al concorso e lo vinsi. E quindi entrai a far parte della Polizia di Stato. Ho vissuto questa bella esperienza per 5 anni. 2 anni e mezzo sono stata a Roma e 2 anni e mezzo a Napoli. Devo dire grazie a queste esperienze, a questi volti e anche a così tanta sofferenza che oggi mi trovo qui ad essere una suora apostolina. In particolare, se devo raccontare un momento di svolta, e che poi non è stato un momento eccezionale, ma un momento molto, molto, molto umano, che però ha permesso di diventare sempre meglio quello che sono oggi, è stato un incontro con un ragazzo che avevamo arrestato e che io avevo il compito di, così, di vigilare, tra virgolette, in attesa delle disposizioni del giudice. Mentre così un po' parlavamo, gli chiedevo: ma perché hai rubato? Lui a un certo punto si è messo a piangere e mentre piangeva mi ha chiesto di abbracciarlo. Io ero giovane. E in quel momento lì la divisa, le regole mi hanno impedito dentro di abbracciarlo, ho deciso di non farlo. Quando sono tornata a casa, in realtà quegli occhi e quelle lacrime non mi hanno più lasciata e mi sono detta ma cosa sto facendo? Ma chi sono? Ma cosa sto diventando? In fondo mi ha chiesto una cosa bella, perché non l'ho fatta? E questo è stato un po' il punto di svolta. A un certo punto nella vita bisogna scegliere, bisogna rischiare. Per traversie diverse non mi hanno concesso l'aspettativa al lavoro e quindi ho deciso così di licenziarmi. E sono entrata poi nell'istituto di cui faccio parte ormai da 23 anni. Oggi incontro altri volti, volti dei ragazzi con cui condivido qui la quotidianità presso la chiesa universitaria, e sono volti che posso non solo guardare e dai quali mi posso lasciare interpellare, ma sono anche quei volti a cui in modo diverso posso restituire
quell'abbraccio. Mi trovo a condividere così, a prendermi cura di questo, anche dei loro sogni, dei loro desideri. Questo è molto bello e a me dice una cosa molto importante che desidero un po' condividere anche con voi in una maniera semplice, che la vocazione non è un qualcosa che ti arriva dall'alto e non sai come arriva, perché arriva, quando arriva, non è un qualcosa di straordinario. Ma la vocazione per me, quindi il desiderio di Dio, parte da quello che noi sentiamo, dai nostri desideri, dai nostri sogni, è già lì. Allora, buon concerto. Per guardare ancora meglio dentro questa esperienza che Suor Tosca raccontava, ci sono due parole che lei ama citare, dono e mistero. Le ha incontrate in un libro che scrisse San Giovanni Paolo II in occasione del 50° della sua ordinazione. Sì. È una espressione di San Giovanni Paolo II che riesce a dirci qualcosa anche dell'esperienza che abbiamo appena ascoltato, e cioè che la vocazione anzitutto è dono, è carisma, è dono dello spirito. È dono dello spirito che raggiunge la persona quando è nel grembo di sua mamma e quando nel fonte battesimale, nel grembo della Chiesa, riceve la vita eterna. È dono in un duplice senso, potremmo dire, per quanto riguarda per esempio la vocazione al ministero presbiterale, è il dono dell'elezione, perché tra tanti discepoli Gesù ne sceglie solo 12, proprio quelli, è un dono in questo senso. È dono anche nel senso proprio del carisma della verginità, il carisma che permette di dedicarsi completamente al Vangelo. È mistero perché è storia di amore, quindi questo dono lo si può scoprire, si può corrispondere a 7 anni, a 17, a 27, a 37. Io ho dei giovani in seminario che sono felici di aver lasciato lavori a tempo indeterminato, lavori dove prendevano degli stipendi di un certo livello, e sono felici di essere in seminario. Questo mistero ha riguardato anche la sua vita, perché sì. Anche se il suo percorso è un po' più lineare rispetto a quello di Suor Tosca, sì, e anche quello di Fra Antonio, sì, però io so che c'è stata una persona che ha intercettato questo desiderio che era nel suo cuore e un'estate le ha suggerito, come a tanti ragazzi, un campo estivo in cima all'Etna, che sì, però l'ha spiazzata. Esatto, è stato uno scherzo da prete, come si dice, ecco, che mi ha fatto il mio prete, che adesso è in paradiso, il parroco di allora, Don Vito, che mi seguiva come direttore spirituale nella mia borgata dove sono cresciuto, San Giacomo, vicino alla mia città di nascita, Modica. Ho finito gli esami di maturità, era caldissimo in Sicilia, lui mi fa questa proposta, io mi reco a questo campo e quando arrivo trovo dei giovani che si stavano preparando a entrare in seminario, chi l'anno stesso, chi l'anno dopo, e mi sono detto: ma io qui che ci faccio? E in sostanza poi dopo ho visto che era un'esperienza alla quale il Signore mi aveva chiamato. Quei giorni li ricordo con l'immagine di Giacobbe che lotta con l'angelo del Signore sulla riva del fiume, è stata una lotta con Dio. Alla fine ho detto il mio secondo eccomi, il primo l'avevo detto quando avevo 9 anni, un bambino di 9 anni, avevo detto il mio primo sì. E poi da lì è iniziato ancora un tempo di discernimento. Io sono entrato in seminario poi a 22 anni. Vorrei dire, Dio ci chiede di rispondere subito ma non a fretta. È un paradosso, ma è così. Bellissimo questo paradosso. Cioè, ci lascia tutto il tempo di fare, sì, di maturare quella, sì, scelta in assoluta, sì, libertà. Fra Antonio, lei ci ha raccontato come è stato chiamato, come è arrivata quella chiamata, come l'ha riconosciuta. Il saio francescano come mai l'ha scelto? Il francescano è stato scelto attraverso un cammino di discernimento in cui penso che l'abito francescano mi faccia essere me stesso al mio posto. Quindi è il terreno in cui Antonio può germogliare nel miglior dei modi. Io immagino che la sua mamma, quando l'ha vista fare questo percorso, sia stata felice. Però quando ha detto alla mamma che intendeva, insomma, diventare frate, non lo so se proprio all'inizio. Beh, all'inizio no, pensava che fosse come tutte quante le cose che ho iniziato, che non ho mai finito, no? Quindi pensava che fosse la cosa del momento. Poi quando ha visto che è iniziato a diventare una cosa seria, un po' si è rabbuiata, ma poi quando mi ha visto che ero felice, adesso è felice anche lei. È felice anche lei. Don Concetto, ma i ragazzi che oggi si avvicinano al seminario hanno più difficoltà? Perché lei ogni tanto usa questa espressione, pasta fragile.
Sì, con un altro paradosso potrei dire che a noi formatori di oggi arriva una pasta più fragile ed è la fragilità dei nostri giovani da tutti conosciuta, ma ci viene chiesto, perdonate il termine, tra virgolette, un prodotto finito più robusto, perché per un sacerdote non ci sono più quei punti di riferimento, quelle sponde che possono aiutare nel ministero. Come accogliamo questo paradosso che è una sfida? Lasciandoci aiutare, adesso si può lavorare quella pasta che è inquinata dall'antivangelo di cui la nostra cultura è intrisa, se lavoriamo con una, passatemi il termine, una formazione plurale. Cioè noi come formatori siamo in otto e ci sentiamo le mani più vicine di tutta la Chiesa di Roma che forma i suoi preti di domani. E questo ha un risvolto concreto nel fatto che nelle carceri, negli ospedali, nelle parrocchie, nelle case famiglie, i nostri seminaristi vengono formati da chi ha un'esperienza di vita concreta e cerca di mettere insieme Vangelo e vita. Perché ci ha fatto capire, in questo senso, quanta sete di testimonianze vere hanno questi ragazzi. Frantonio, che oggi è parroco, è un punto di riferimento per tutti i suoi ragazzi, ha mai raccontato del suo passato burrascoso e della gioia di quel sì che ha pronunciato? È il modo in cui mi presento. Se sono l'uomo che sono adesso, lo devo al mio passato. Brutto, bello, tormentato, tormentoso, ma è il mio passato, io... Ne sono riconciliato e sono felice perché mi ha creato l'uomo che sono adesso. Io vi ringrazio davvero tanto perché ci avete fatto toccare con mano il senso di quella chiamata. Allora, noi ci fermiamo un istante per seguire con voi la Coroncina della Misericordia, poi ci vediamo subito dopo per parlare di una cosa avvenuta qualche giorno fa, il furto delle reliquie di Don Bosco a Castelnuovo, nella Basilica di Castelnuovo, quindi in provincia di Asti. È un furto che inquieta tutta la comunità, non è la prima volta che delle reliquie scompaiono, ne parleremo, ci collegheremo con Monsignor Cesare Nosiglia, Arcivescovo Metropolita di Torino. A tra poco e adesso la Coroncina. Siamo noi. Allora, oggi vogliamo occuparci di un aspetto della nostra fede che a volte sembra marginale, ma che invece è al centro di tantissima devozione popolare. Insomma, oggi vogliamo parlarvi di reliquie religiose, del valore che esse rivestono per chi crede, ma anche del mercato vergognoso che di fatto viene svolto anche e soprattutto via internet. Vogliamo farlo alla luce, lo vedete nel titolo di Avvenire del 4 giugno scorso, alla luce del furto sacrilego compiuto venerdì scorso nella Basilica di Castelnuovo in provincia di Asti, dalla quale alcuni ladri hanno sottratto una reliquia di San Giovanni Bosco. Sì, Massimiliano, e evidentemente per la comunità di Castelnuovo è il paese natale del santo, per tutta la famiglia salesiana, ma per i tanti fedeli non solo in Piemonte ma sparsi per il mondo, è una ferita. Altre ferite simili sono state però, e questo vogliamo raccontarlo, inflitte nel tempo da altre comunità di fedeli, perché si sono verificati anche diversi altri casi di furti di reliquie nel nostro paese. Di tutto questo, Gabriella e cari telespettatori, parleremo con l'aiuto di Monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo metropolita di Torino, collegato con noi dalla sede dell'Arcivescovato. Benvenuto, siamo noi. Ben arrivato. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Qui in studio con noi Don Claudio Belfiore, salesiano, presidente del Centro Nazionale Opere Salesiane. Ben arrivato. Grazie di aver accettato l'invito. E grazie a Claudia Fierro, parrocchiana della Chiesa Madonna del Rosario a Selvanera, siamo qui nei pressi di Roma, e componente del gruppo di preghiera San Pio da Pietralcina. Ben arrivata anche a lei. Grazie. Allora, benvenuti non tutti. Non vogliamo presentare il collega Francesco Antonio Grana, sì, che sì, dici? Sì, hai ragione, perché io andavo dritta verso la domanda al collega. È il momento anche per lui. Lo presentavo come domanda. Esperto di temi religiosi, direttore del Faro di Roma. Ben arrivato. Buon pomeriggio, grazie. Io, Francesco, arrivavo dritta presentandoti con la domanda perché mi sembra importante che i nostri telespettatori e telespettatrici abbiano le coordinate. Insomma, vogliamo raccontare che cosa è successo esattamente a Castelnuovo e che cosa è stato sottratto alla Basilica? Perché questa ferita così grande? Beh, è un atto sconcertante, le parole di Monsignor Nosiglia, che ha stigmatizzato in maniera molto dura e molto forte, sono state delle parole sagge, pronunciate da un pastore saggio. È stata rubata una reliquia importante, una parte del cervello di San Giovanni Bosco, e sappiamo anche il valore che ha al di là
del valore in sé della lingua, quanto questo fondatore dei Salesiani e il carisma che ha vissuto nella sua predicazione, padre, quanto ha lasciato della gioventù, in favore San dei giovani, Paolo, quanto ha seminato, quanto rappresenta, quanto amato in tutto il mondo. È un atto sacrilego, come giustamente dicevate voi prima, e Monsignor Nosini ha detto subito lo restituiscano senza chiedere nulla. Quindi si intravede anche una richiesta di riscatto. Penso che nessuno di noi immagina che qualche committente vuole nel salotto di casa sua una reliquia del genere. È un atto blasfemo, è un atto da condannare con fermezza, è un atto contro il quale bisogna essere molto molto chiari, molto netti, è inaccettabile in tutti i sensi. Certo, c'è anche un'altra preoccupazione, quella che avviene solitamente quando si trafugano reliquie o si trafugano ostie consacrate, c'è l'aspetto della messa nera. Speriamo che non siamo in questa seconda ipotesi, ma c'è anche questa ipotesi che è abbastanza diffusa. Speriamo davvero che non sia così. Sì, del resto dalle indagini della magistratura non abbiamo nessun segnale ancora, e questo è ancora più inquietante. Ecco, ricordavi, Grana, le parole di Monsignor Nosiglia alla notizia del furto: la restituiscano senza chiedere nulla in cambio. E Monsignor Nosiglia, perché questa, come dire, è una ferita per tutta la comunità di fedeli, è così? Sì, è una situazione che abbiamo vissuto con molto dolore e molta sofferenza in tutta la diocesi, perché Castelnuovo Don Bosco fa parte della diocesi di Torino, il luogo dove è nato Don Bosco, San Domenico Savio e tanti altri santi dell'Ottocento. Però ecco, c'è anche tanta fiducia, perché sappiamo quanto Don Bosco sia potente presso il Signore. E come abbia saputo anche convertire, diciamo, ragazzacci o persone che facevano cose non certamente belle in quei tempi, non come queste, ma in tanti altri settori. Quindi preghiamo Don Bosco, preghiamo certamente il Signore per intercessione del nostro santo, perché presto possa essere risolto questo gravissimo, ecco, gravissima ferita, giustamente come avete voi, no? Eccellenza, lei conferma. Per la preghiera, ovviamente, c'è l'impegno. Lei conferma, sì, qui questo pomeriggio, che sì, non verrà, dica, pagato alcun riscatto, ovviamente. Sì, non verrà dato alcun riscatto, perché assolutamente non è comprensibile, non è possibile pensare a uno scambio per una reliquia che ha un valore certamente grandissimo, ma non ha un valore dal punto di vista economico in se stessa, ha un valore spirituale, ha un valore pastorale, ha un valore di devozione popolare, che fa parte di quella religiosità popolare di cui parla anche molto bene Papa Francesco nel Vangelo Nunziandi, che è una delle vie di evangelizzazione oggi anche fortemente, ecco, importanti, decisive sotto tanti punti di vista. Poi dobbiamo ricordare che, come è stato detto, San Giovanni Bosco è un santo amato veramente in tutto il mondo, e noi 2 anni fa è venuto Papa Francesco anche a onorarlo proprio in occasione dei 200 anni della sua nascita, e ha avuto parole veramente di affettuosità molto forti quando ha parlato ai Salesiani nella Basilica di Maria Ausiliatrice, ricordando i suoi genitori, la devozione che avevano anche i genitori, i nonni, per Don Bosco, come anche il suo. Ecco, Monsignor Nosiglia, padre, maestro della gioventù, così l'ha definito Giovanni Paolo II nel 1998. Ovviamente i carabinieri hanno avviato subito, sì, le indagini, si sono messi in contatto con le varie stazioni, lei ci ha detto, sono insomma ottimista, certo, perché il santo è potente, è filtrata qualche informazione, c'è qualche ipotesi più corposa di altre? Non si può dire niente, perché bisogna lasciare lavorare, ecco, e appunto le forze dell'ordine che stanno seguendo diverse piste, e quindi lasciamo adesso un po' a loro, ecco, di fare il possibile. Lasciamoli lavorare, come stanno facendo, però ecco, ecco, sì, perché altrimenti insomma si ha il rischio poi che si creino tante illusioni o tante, ecco, richieste che di fatto non sappiamo come saranno poi esaudite. Però siamo ottimisti, mi pare di capire, eccellenza, certo, dalle sue parole. C'è ottimismo. La speranza di Don Bosco qui. Certo. Mai arrendersi. Io ho speranza, ripeto, al di là, ecco, del fatto che ho detto, certamente io penso che una corale preghiera, come si sta elevando
al Signore perché ecco, sia restituita alla devozione dei fedeli di tutto il mondo questa reliquia così preziosa, così importante, non rimarrà certamente inesaudita. Del resto il Signore dice bussate, bussate, vi sarà aperto, noi perseveriamo e siamo certi che qualcosa possa capitare di bello. E noi lo speriamo davvero. Don Claudio, la sua reazione alla notizia da Salesiano? Beh, la reazione di molti, un po' di smarrimento, un po' di sconforto. Però devo dire come in tante altre situazioni, no? Succede che quando uno si sente portare via un qualcosa ne riconosce ancora di più il valore e soprattutto ne capisce ancora di più il valore. Quindi è vero, è la reliquia di Don Bosco, ma il Don Bosco noi ce l'abbiamo, è con noi, è nel nostro cuore ed è anche in quel messaggio, in quell'insegnamento che ci ha lasciato e che come figli di Don Bosco, come famiglia salesiana vogliamo dire, e ci impegniamo a portare avanti, no? Quindi sono quei sentimenti misti, no? Perché ovvio uno è toccato su qualcosa di personale come un bene di famiglia e d'altra parte però sappiamo che la famiglia non è lì e lui non è quel pezzettino, certo. Ma c'è un tutto che è quello che ormai è dono della Chiesa, è tesoro della Chiesa. Ma quanto è diffuso il culto delle reliquie di Don Bosco? Ma è una cosa che stupisce, perché quando c'è stato il pellegrinaggio dell'urna nel mondo, in preparazione al bicentenario della sua nascita, abbiamo scoperto più di quanto noi ci potessimo immaginare di quanto Don Bosco era amato. E molto al di fuori anche dei nostri ambienti, per cui per noi quel passaggio dell'urna è stato un capire che Don Bosco non era solo nostro. A volte siamo un po' questa cosa, no? E Don Bosco è mio, dei salesiani, della famiglia salesiana, no? Ormai è della Chiesa, ma direi ancora di più, è del mondo, no? Per cui questo furto che comunque fa male, proprio perché tocca qualcosa di famiglia, allo stesso tempo sappiamo che non tocca ciò che di più importante Don Bosco è e ci ha lasciato nel mondo. Senta Don Claudio, qualcuno si starà domandando se ci sono molte reliquie di Don Bosco in Italia, sparse magari tra chiese, santuari, non vuole dare le coordinate? Lei, ecco, senza dare coordinate, che poi dice andiamo a cercarle, cerchiamo di fare tombola. No, ci sono diverse reliquie proprio perché con il bicentenario si è capito che Don Bosco doveva essere del mondo e allora alcune reliquie sono state spedite, inviate in alcuni continenti, in Italia, stando sul generico, nel Lazio e nel Piemonte. Così non c'è nessuna coordinata. Allora Francesco, ci stiamo occupando di un caso di cronaca, però l'abbiamo detto anche in apertura che insomma non è la prima volta che si verifica un furto di reliquie anche di questo rilievo. C'è un colossale giro d'affari insomma intorno alle reliquie, che ha a che fare con la malavita, con il crimine organizzato? Se noi in questo momento, adesso, aprissimo eBay, troveremmo migliaia e migliaia di reliquie, sottolineo, non centinaia, migliaia e migliaia di reliquie, vere, false, rubate, originali, che vengono vendute adesso, in questo momento. E la cosa sconcertante è che constateremmo che nello stesso momento in cui stiamo parlando ora, ci sono centinaia di persone che fanno l'asta per avere queste reliquie. Allora, anche qui, innanzitutto, bisogna chiarire due cose. La prima, che la Chiesa vieta qualsiasi forma di commercio delle reliquie. Vieta il commercio delle reliquie tutte. Ovviamente chi falsifica una reliquia fa una cosa doppiamente grave, perché vende una cosa che non è vera. Ma non è che chi vende una reliquia vera merita l'applauso. E se volete, vogliamo aggiungere una cosa un po' più allargata, anche chi vende gli zucchetti di Papa Francesco su eBay non è certamente una cosa notevole. Era importante ricordarlo questo, ma di che giro d'affari stiamo parlando? Le cifre sono molto alte, pensiamo al sistema di eBay, un sistema che funziona con l'asta al rialzo, quindi se si incentiva una politica, fra virgolette, politica di questo tipo, è ovvio che poi qualcuno si svegli la mattina e pensi di fare lo stesso, alzando le cifre di questo tipo. Ci sono due tipi di reliquie, le reliquie di prima classe e di seconda classe, di prima classe che sono le reliquie
tra virgolette, più pregiati, più importanti, sono parti del corpo, come in questo caso la reliquia del cervello di Don Bosco e reliquie di seconda classe, che sono per esempio gli indumenti che sono stati indossati da un santo. Pensiamo di San Giovanni Paolo II, esistono anche nel mondo tante reliquie di seconda Quindi, classe. Quindi sulla base delle esperienze trascorse mi pare di capire che la ragione principale per cui vengono trafugate è il commercio di questo mercato, insomma, che veramente ci fa orrore parallelo. Questa è la ragione per cui vengono sottratte. Sì, la Chiesa in questo dovrebbe fare un esame di coscienza, anche perché certe volte con una certa leggerezza vengono messe in circolo le reliquie e affidate a persone che ne fanno un uso sconsiderevole e si fanno anche gli antarini a casa. Ecco, bisognerebbe vigilare di più, i vescovi diocesani dovrebbero vigilare di più ed evitare santuari fai da te, perché questo è pericoloso. Allora, signora Claudia, io prima di farle raccontare il furto che la sua parrocchia ha subito, io però vorrei chiederle che cosa pensa di quello che ci siamo detti qui in studio, perché mi pare di capire che un furto di questo tipo colpisce innanzitutto ed è una vera e propria offesa per chi crede e venera un santo. Lei come la vive? Avendola vissuta in prima persona, cioè veramente un atto sacrilego, veramente è come se ci togliessero qualcosa. No, mi fa anche orrore un po' la suddivisione, no, tra le reliquie di serie A e le reliquie di serie B, che già trovo una cosa davvero incredibile. Quello che lei diceva è davvero molto molto giusto, e allora vediamo che cosa ne pensano invece i nostri telespettatori, lo facciamo sempre tramite Simone, a te. Allora diteci se siete affezionati ad una reliquia, in particolare se vi è capitato di pregare davanti ad essa. Cosa rappresenta per voi la devozione di una reliquia, specialmente nella vostra fede? Raccontatevi lasciando un messaggio in segreteria all'822 88 96 oppure mandateci una mail a siamonoi@tv2000.it, scriveteci un commento sulla nostra pagina Facebook, lasciate un tweet a @siamonoitv2000 e se volete potrete anche seguirci da cellulare e tablet scaricando gratuitamente l'applicazione di TV2000. Vi aspettiamo. Grazie Simone. Allora, Monsignor Nosiglia, prima di andare avanti qui in studio e di ascoltare e ricevere la testimonianza sul furto di un'altra reliquia, sul senso di tutto questo, io vorrei che lei ci aiutasse a questo punto a mettere a fuoco qual è il valore che oggi ha la devozione nei confronti di una reliquia. Ma fa parte di quella religiosità popolare di cui parlavo prima, ed è un valore molto importante dal punto di vista spirituale, dal punto di vista direi proprio anche di imitazione della vita del santo e dal punto di vista, ecco, di rapporto con una persona che è considerata un testimone qualificato e importante per determinate, ecco, situazioni di vita che ha vissuto dal punto di vista evangelico, dal punto di vista, ecco, di impegno anche per i poveri. Per Don Bosco c'è questa variante, chiamiamola così, ecco, che però è fondamentale dei giovani, è il santo dei giovani, non ci sono giovani nel mondo, si può dire, che non conoscono la figura di Don Bosco, no? E quindi il fatto, ecco, di aver puntato sui giovani, che poi significa puntare sul futuro anche della Chiesa, della società, beh, ha determinato anche un'attenzione particolare da parte anche degli educatori, da parte dei genitori, da parte di tutti, insomma. I giovani trascinano, ecco, indubbiamente anche la devozione a Don Bosco nelle loro famiglie e nelle loro comunità, perché vogliono bene veramente a Don Bosco, ve lo posso assicurare, sarà la diocesi di Torino, certamente mi direte, ma penso un po' in tutto il mondo, come è stato detto quando c'è stata, ecco, nel 2014 questo viaggio, pellegrinaggio, ecco. Esatto, ma c'è un milione di persone, ma tantissimi milioni di giovani anche, che si sono messi in marcia anche di notte per andare là dove l'urna veniva appunto depositata, così come è stato anche da noi qui e in tutto il mondo. Allora io penso che, ecco, sia un aspetto importante che valorizza anche le reliquie in se stesse. Ecco, qui ci ha detto qualcosa di molto importante sul senso profondo anche dell'attaccamento, della devozione dei giovani nei confronti di questo autentico e credibile maestro. Però lei mi ha offerto anche lo spunto per una riflessione più critica, perché in molti, quando si ha a che fare con le reliquie, Massimiliano prima sottolineava quella distinzione, la serie A e la serie B, sottolineano il rischio di una fede sì popolare, ma poi fin troppo ancestrale, legata più a un oggetto che non al messaggio evangelico. Esiste questo rischio? E Monsignor Nosiglia, come lo scongiuriamo?
Certamente esiste, è sempre esistito quando si tratta, ecco, di oggetti che sono considerati sacri e possono diventare quasi degli amuleti, insomma, comunque, ecco, delle realtà su cui puntare più che su ciò che rappresentano. Però qui ci vuole una buona catechesi, una buona evangelizzazione alla nostra gente, ma dobbiamo anche lasciarsi guidare un po' dal sensus fidei, come si dice, dal senso dei fedeli, perché a volte tutte le considerazioni teoriche che noi facciamo poi di fatto vanno a finire, ecco, in situazioni che a noi sono incomprensibili. Io ricordo sempre l'episodio del Vangelo della Maraissa che tocca il mantello di Gesù. Pensate un po' che superstizione, diremmo noi oggi, tocca un mantello per guarire. Eppure Gesù cosa gli dice? Gli dice: la tua fede ti ha salvata, la tua fede, la fede dei semplici non va mai disprezzata, non va mai, ecco, sminuita del suo valore. Forse dobbiamo imparare di più anche dai semplici, senza certo ricorrere a forme di superstizione, a cui certamente bisogna dare una risposta negativa, però sapendo anche cogliere gli aspetti a volte positivi che noi un po' critici, un po' socratici, un po', diciamo, teologi, diciamo, a volte ci troviamo in difficoltà ad accettare. Eh sì, è proprio così. Signora Claudia, la sua testimonianza, l'accennavo prima, i ladri entrano circa un anno fa nella chiesa che lei frequenta, la chiesa romana della Madonna del Rosario a Selvanera. Che cosa portano via? Hanno portato via questa reliquia di Padre Pio, però, cosa anche importante, hanno scardinato il tabernacolo portando via delle ostie consacrate. Come vediamo da questa immagine. Sì, questa è una foto del reliquiario con la reliquia. Hanno portato via tutta la teca in vetro, hanno tolto la teca e portato via, mentre il resto è stato lasciato lì sopra in sacrestia. Lei è arrivata sul posto, diciamo così, subito dopo il furto, sì, subito dopo la scoperta del furto. Vi siete fatti un'idea di chi possa averla rubata? Ma purtroppo è stata anche ventilata l'idea delle messe nere, con il fatto delle ossie consacrate, prima Grana, sì, anche per il caso di Torino. Ma sì, quella reliquia nella vostra parrocchia, reliquia di San Pio, com'è arrivata? È stata donata da Monsignor Giovanni d'Ercole. Io so che, insomma, lì c'è tutta una comunità di fedeli che si univa stabilmente, si riunisce come gruppo di preghiera, che ha custodito poi con grande devozione e con attenzione quella reliquia, quindi, insomma, è stata una ferita notevole. Sì, abbiamo sentito tutta la comunità ha sentito questo. E il gruppo di preghiera di Padre Pio in particolare, immagino. Sì, sì, però anche tutto il resto, perché comunque la nostra è una comunità, siamo in periferia e anche se siamo tanti, però siamo. È una ferita aperta. Sì, una ferita aperta. Veniva esposta sull'altare, al termine della messa veniva baciata, quindi c'era, come dire, sì, una venerazione, un attaccamento. Una devozione forte. Tutti i mesi, quando c'è l'incontro, veniva esposta al pubblico. Francesco. Ecco, sì, siamo curiosi di fare la stessa domanda, mi sa. Le reliquie più importanti della cristianità, dove sono? Quali sono? È difficile rispondere a questa domanda. Diciamo che il caso di Don Bosco, come diceva prima Monsignor Nosigna, amato dai giovani, amato in tutto il mondo, milioni di persone, il bicentenario, la visita, il viaggio del Papa per questa occasione, certamente è uno di quei santi come Sant'Antonio da Padova, amato, invocato in tutto il mondo. Ma ogni santo, San Pio, abbiamo visto quando Papa Francesco ha voluto il corpo di San Pio e anche del povero Santo Pondo Mandic, che passava un po' in secondo piano qui a Roma, a San Pietro, e ha mosso mezzo milione di persone, stando alle cifre che diede Monsignor Fisichella all'epoca. Certamente ci sono tantissime reliquie nel mondo, indubbio dire che oggi, se volessimo dire, vanno di moda quelle di San Giovanni Paolo II, che il cardinale Givic ha un po' sparso tra Roma e Cracovia, dove c'è il santuario della Divina Misericordia. Ma anche santi meno conosciuti, un esempio per tutti potrebbe essere una figura che ci ha insegnato a scoprire Benedetto XVI nella sua seconda enciclica, la Spe Salvi, Santa Giuseppina Bachita, una santa che abbiamo conosciuto grazie a Ratzinger quando era Papa, ma certamente poi hanno fatto una fiction, ecco, anche scoprire, fra virgolette, dei santi minori, meno amati, ma che hanno una testimonianza altrettanto forte e che Benedetto XVI ci ha
invitato in quell'occasione a riscoprire, e lì addirittura c'è stata una fiction writer, Giuseppina Bachita, quindi era una santa fra virgolette di serie B, una storia un po' meno conosciuta rispetto a una storia come quella di Don Bosco o di Sant'Antonio da Padova, però quando poi è stata portata all'attenzione del grande pubblico ha suscitato una grande attenzione e una grande spiritualità, quindi direi che dove c'è una reliquia c'è la presenza di un santo e un testimone del Vangelo, senza entrare nella, nella classificazione. Forte. Certo, alcune fanno battere il cuore più di altre, questo è indubitabile. Però sei stato molto bravo a tracciarci questo quadro, a farci insomma orientare. Qualcuno di voi ricorderà un film che è stato veramente l'eredità, una delle eredità più belle di un regista scomparso prematuramente, che qui a TV 2000 abbiamo ricordato tante volte, Carlo Mazzacurati, era La lingua del santo. Non so se tutti sanno che questo film era ispirato a una vicenda reale, una vicenda che si è svolta nel 1991 proprio a Padova, nella Basilica di Sant'Antonio. Naturalmente il film poi raccontava anche altro, e collegato per noi da Padova c'è padre Alberto Torelli, frate della Basilica, che io saluto. Ben arrivato. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora, padre Alberto, vogliamo fare un passo indietro nel tempo e ricordare che cosa è accaduto nella Basilica il 10 ottobre 1991, se non sbaglio nel pomeriggio? Sì, certo, sono le 18:20, la Basilica è ormai quasi in chiusura, è un tardo pomeriggio autunnale, una giornata, ricordano i cronisti, ancora calda, quasi estiva, poca gente, qualche fedele, qualche turista, e all'improvviso dal portone centrale ecco tre malviventi, come nei film, portano un passamontagna, hanno delle armi, delle pistole, e si avviano veloci nella zona absidale alla Cappella delle Reliquie o del Tesoro, una cappella splendida, peraltro barocca, costruita da un discepolo del Bernini per custodire le reliquie del santo, il vero tesoro della Basilica. Queste reliquie sono le corde vocali, l'apparato vocale del santo, la lingua del santo, rinvenuta da San Bonaventura nel 1263, 32 anni dopo la morte del santo, e poi il mento in un prezioso reliquiario. Questi malviventi, entrati nella cappella, armi alla mano, fanno stendere tre pellegrini per terra, pellegrini romani, questi stanzi. Poi non la stiamo sentendo bene, padre Alberto, abbiamo perso la conclusione della frase. Sì, ripeto, allora eccoci. Questi malviventi, mi sente? Sì, adesso sì. Questi malviventi entrano nella cappella delle reliquie e fanno distendere per terra tre turisti che si erano trovati lì per caso, e un altro malvivente punta la pistola ad uno dei custodi della cappella delle reliquie, e un altro si avvia veloce alla teca delle reliquie, ha una mazza di ferro in mano, quella dei muratori, e colpisce in maniera molto forte la lastra di vetro a difesa dei reliquiari. Ecco, dopo alcuni colpi ben assestati, il vetro si infrange e viene portato via il busto contenente il mento del santo. Ecco, per fortuna non viene prelevato il reliquiario della lingua, che non viene mai toccato, non viene mai spostato, perché si teme che così la lingua possa deteriorarsi da un punto di vista, non l'ha mai spostata da un'evoluzione. Continuano ad esserci problemi di audio. Io vorrei chiederle se riusciamo intanto, padre Alberto, a migliorare la qualità appunto della ricezione audio. Le volevo chiedere, che furono poi 71 giorni complessi, perché tanti giorni ci vollero per ritrovare quanto fu sottratto. Sì, furono 71 giorni di passione in realtà, perché i frati, scioccati da questo evento, colpiti da tanti interrogativi, da tante domande, sommersi anche dalla curiosità mediatica di tutti i giornali e delle televisioni del mondo, arrivarono anche molte telefonate così di sciacalli, sì, che lanciavano ipotesi anche molto strane e mirabolanti. 71 giorni prima di ritrovare il mento, che comparve in maniera un po' strana a Fiumicino, vicino a Roma, vicino all'aeroporto, e così lì si diede l'annuncio del suo ritrovamento. Ecco, ma in realtà fu una vera messa in scena.
Ecco, padre Alberto, qui vogliamo mostrarvi questo titolo, un'intervista apparsa sul Messaggero di Sant'Antonio, perché quello che poi è emerso diversi anni dopo il ritrovamento è stato che a sottrarre la reliquia alla Basilica era stata proprio la Mala del Brenta, l'organizzazione che di fatto faceva capo al boss Felice Maniero. Ecco, questa è un'intervista che è stata rilasciata a 20 anni da quei fatti dal boss. Qual era il suo obiettivo? Ed è un obiettivo, insomma, che fallì del tutto? Sì, ma il boss Felice Maniero in realtà fu lui l'ideatore di questo atto criminoso, ma si venne a conoscere la verità solo dopo qualche anno, nel 94, quando, affrontando un processo, rivelò di essere stato lui la mente di tutto quanto. Qual era il suo intento? Era in realtà un motivo ricattatorio nei confronti dello Stato italiano. Pensava di usare la reliquia del santo per trarre in ostaggio le autorità ed avere dei favori. Mi pare avesse un cugino in carcere che era stato incarcerato per droga, pensava ad una liberazione, ma anche lui era sottomesso, era così, ad un controllo molto stretto da parte delle autorità, dei carabinieri, eccetera. Voleva un po' liberarsi da questo disegno che, insomma, non poteva assolutamente realizzarsi. Io la ringrazio moltissimo, padre Alberto, che ci ha fatto, insomma, rivivere quei giorni e ci ha raccontato un altro celebre, insomma, caso che non abbiamo dimenticato, che appartiene alla cronaca. Grazie ancora. Monsignor Nosiglia, ha sentito il racconto di padre Alberto? Si ricorda la vicenda di Padova? Sì, me la ricordo bene, è stata molto dolorosa anche quella, però come si è visto alla fine è terminata bene, perché certe reliquie troppo famose, troppo conosciute, è difficile venderle, come si diceva, perché non hanno un mercato molto, diciamo, così aperto a un rischio di prendere una reliquia del genere. Quindi io credo che anche quella di Don Bosco non sarà facile per chi eventualmente volesse venderla, se l'ha rubata per ovviamente avere dei soldi, trovare degli acquirenti, e questo mi dà un'altra speranza e fiducia che possa essere ritrovata. Grazie davvero alla Monsignor Nosiglia, la salutiamo e la ringraziamo. Signora Fierro, ma lei è fiduciosa, alla luce di quello che ci diceva Monsignor Nosiglia adesso, insomma, che la reliquia venga trovata, perché magari, insomma, difficilmente accederà al mercato? In questo caso invece lei però aveva un'ipotesi diversa, ce l'ha detto, ma insomma pensa che ce la farete? Io immagino le preghiere del gruppo siano... Sì, tutti quanti preghiamo perché questo avvenga, però non sappiamo se, visto che comunque era un pezzettino di stoffa con il sangue di padre Pio, e se venga ritrovata. E noi ve l'auguriamo, naturalmente. Francesco, però qui torno a tutte le cose che ci siamo detti, no? Un po' l'incubo, perché io lo definirei così, delle messe nere, un po' i motivi economici, poi c'è anche una perversa mania del possesso, è qui che si gira su questi temi, non c'è dubbio. Nella storia che scontavamo prima, nella reliquia di padre Pio, abbiamo purtroppo la traccia della messa nera, perché del nostro ostensorio con il Santissimo è stato asportato soltanto la parte, appunto, del Santissimo, non tutto l'ostensorio, e questo è abbastanza indicativo che la mira dei balordi che hanno rubato la reliquia di padre Pio e il Santissimo era quello di una messa nera, non era un valore economico neanche, perché altrimenti avrebbero preso l'ostensorio integralmente, oppure, come fanno i ladri che sono interessati esclusivamente al valore economico, tolgono l'Eucaristia e rubano pissili se sono preziosi, ostensori se sono preziosi. Lì abbiamo purtroppo questo indizio in più che difficilmente ci porterà alla risoluzione del caso, almeno per quanto riguarda l'Eucaristia, anche perché poi è meglio non aprire la parentesi delle messe nere, perché quello che si sa e si vede che avviene è indicibile, è meglio fermarsi qui. Lasciamo. Andiamo da Simone, perché credo che i nostri telespettatori si siano fatti sentire. A te. Sì, cominciamo da Alba, che ci dice: sono devota a San Giovanni Paolo II e pregare davanti alle sue reliquie è stato qualcosa di sconvolgente, è un'emozione indimenticabile, fortissima, e in quel momento mi sono sentita veramente vicina a lui. Riccardo: sono devoto a Don Bosco perché è stato un vero esempio di vita cristiana. È triste pensare che questo santo, dopo aver dato la vita per gli altri, sia oggetto di scherno da parte di questi vigliacchi. Renata:
Don Bosco ha ascoltato la mia famiglia molte volte e siamo sempre stati riconoscenti. Mi ha aiutato in un momento davvero difficile della mia vita e ora, date le circostanze, l'unica cosa che posso fare è pregare per lui affinché tutto questo finisca. Grazie alle nostre telespettatrici. Allora, Monsignor Nasilla, non possiamo salutarla senza tornare su Don Bosco. Noi siamo partiti dal furto delle reliquie a Castelnuovo, ma soprattutto sulle parole che ci colpirono allora, perché lei ha pronunciato durante la messa del 31 gennaio, proprio in occasione della festa di Don Bosco. Lei in quell'occasione sottolineò come l'impegno a favore dei ragazzi, quel non arrendersi mai, sia davvero quanto mai, più che mai attuale oggi. Di non arrendersi mai e di prendere in mano con forza la propria vita, non scoraggiandosi. Noi abbiamo tanti ragazzi che non trovano anche lavoro, giovani per esempio, no? I cosiddetti NEET li chiamano in questo modo, che né lavorano e neanche studiano più perché non hanno più fiducia. Se ci fosse Don Bosco ci direbbe: dategli qualcosa da fare, anche poco, ma qualcosa da fare, impegnateli perché escono fuori da questa apnea, diciamo così, un po', che si sono creati e si rendono conto che hanno delle risorse bellissime, veramente forti. Bisogna dare fiducia e speranza ai giovani in questo, ma lasciandoli poi lavorare così come vogliono loro, non imponendo da parte nostra determinati programmi, determinate cose che ci sembrano importanti per loro. Sono loro che devono deciderlo e sono loro che devono sceglierlo. A noi tocca come educatori dare esempio di perseveranza, di costanza, di fede, di fiducia in loro, e poi il resto lo fanno certamente direttamente loro. Diceva Don Bosco: io credo in voi perché siete giovani, non solo perché siete buoni, bravi oppure cattivi, oppure in ricerca di Dio, oppure invece non interessa, non so, ecco, che, ma se siete giovani, vi amo perché siete giovani. E questa espressione è fortissima, fa capire che il giovane si sente amato comunque così com'è, anche nella sua situazione che può sembrare per noi anche non accettabile. Lui allora cambia e sente che dentro di sé c'è la possibilità di trovare delle persone che gli vogliono bene. È questo ciò che cercano. La solitudine dei giovani oggi è terribile, è tremenda. Il mondo adulto non si interessa a volte e spesso dei giovani, li lascia da soli. Hanno bisogno di essere amati, di essere sostenuti, e poi ci daranno una risposta straordinaria. Grazie, eh sì, grazie. Caro Don Claudio, perché Don Bosco è il santo dei ragazzi, l'abbiamo detto più volte qui. Attorno agli oratori sparsi in tutta Italia sono migliaia e migliaia di ragazzi giovani che, d'estate in particolare, ma tutto l'anno, si riuniscono. E quell'incontro è un incontro molto importante. Allora io le chiedo, ha sentito i 71 giorni di passione a Padova? Sono giorni di passione anche per chi ama Don Bosco. Cosa vi aspettate da questa vicenda? Insomma, la preghiera potrà fare effetto, immagino. Diciamo che c'è un'espressione che ci accompagna proprio dal pellegrinaggio dell'urna in avanti, dove i vari gruppi che si raccoglievano, le masse che si raccoglievano, a un certo punto hanno iniziato a dire: Don Bosco è qui. Ed è stato anche il motto che ha accompagnato questo pellegrinaggio in Italia. Don Bosco è qui. Noi crediamo che urna o non urna, reliquia o non reliquia, Don Bosco è qui, c'è per i giovani, per i ragazzi, come ha detto Monsignor Nosiglia, c'è anche per gli educatori, per i genitori, perché a Don Bosco va guardato anche come maestro, padre degli educatori, perché abbiamo bisogno noi di capire come rapportarci ai ragazzi e ai giovani, che cosa fare per loro, come mettere in gioco la nostra creatività, fantasia, che è frutto della nostra carità, del nostro amore, della nostra passione per loro. E allora con questo Don Bosco è qui, che vale anche per noi genitori evidentemente, chiudiamo questo spazio di riflessione. Ringrazio Monsignor Nosiglia, grazie a tutti i nostri ospiti. E dopo la pubblicità cambiamo, Massimiliano, tema, perché sta arrivando, insomma, a Roma già è arrivato il gran caldo e noi ci diamo subito da fare, le maniche ce le già abbiamo corte quindi non ce le rimbocchiamo, ma vi daremo utilissimi consigli per sopravvivere al gran caldo. A tra poco. Fa caldo, Gabriella.
caldo, io sto sudando, sì, anche in studio dove c'è l'aria condizionata. Massimiliano, lo dice adesso che siamo agli inizi di giugno, figurati che dice un po', perché la colonnina del mercurio è destinata però a salire. Però noi il 30 giugno finiamo, per cui dopo puoi andare, dire, al mare, posso andare al mare. Quindi è già un'occasione di refrigerio, va bene, però devi aspettare ancora un però po'. Però questo è un tema caldo, il caldo è un tema caldo, sì, ti è piaciuto questa? Sì. Molto originale, originale. Sì. Di questo parleremo con i nostri ospiti che vi presento. Benvenuti a Ilaria Roncaioli, nutrizionista, che ci dirà come affrontare il caldo a tavola. Esatto. Roba fresca bisogna mangiare. Esatto. Ne parleremo. Abbiamo bisogno di lei. E grazie a Francesco Landi, geriatra del Policlinico Gemelli di Roma. Lui ben il compito tornato. È di distribuire preziosi consigli agli anziani e non solo. Non solo agli anziani, Gabriella, certo, che ci stanno qua. Guardando. Grazie Dani di essere con noi. Grazie a voi. E grazie a Daniele Moccio, tenente colonnello dell'Aeronautica Militare. Che tempo farà? Che tempo farà? Lo scopriremo tra poco. Allora, io vi ringrazio tutti. Intanto, dottore, il caldo però a molte persone piace, molte persone ci si ritrovano a proprio agio. Per gli anziani va maneggiato con cura. Sì, va maneggiato con cura, però dobbiamo partire anche da un po', cioè, un falso mito, cioè non è che il caldo di per sé ci uccide o fa male o fa male agli anziani, tutti. Esatto, altrimenti facciamo sempre un'azione un po' terroristica. Dobbiamo rivolgerci in particolare alle persone, quindi anche verosimilmente non solo quelle anziane, quando un po' immaginiamo molto avanti con gli anni, ma che hanno delle patologie. Ecco. In particolare, per esempio, per essere concreti, il diabete, l'ipertensione. Sono due situazioni che durante l'estate, con il caldo, proprio in relazione alla terapia che in qualche modo durante l'inverno viene fatta, dobbiamo prestare attenzione, perché ci può essere uno sbilanciamento tra quello, per esempio, e qui la nutrizionista sicuramente ci aiuterà, nel diabete, tra quello che si continua a mangiare o quello che riduciamo nell'introito alimentare e la terapia, per esempio l'insulina. Cioè dobbiamo pensare sempre che la terapia va adattata in questa situazione. Ecco, quindi insomma ci sta suggerendo, così lo suggeriamo ai nostri telespettatori, di fare degli aggiustamenti, insomma, di rivolgersi ai medici, esattamente. E di rivedere un po' quello di che rivedere sta un facendo. Po' la terapia. Quello che accade negli anziani, per esempio nell'iperteso, è che la pressione si abbassa, cioè chi ha la pressione alta, la pressione tende a diminuire. Se continuo a prendere lo stesso, tra virgolette, carico di terapia che avevo durante l'inverno, rischio di cadere, di farmi male, di avere un'ipotensione, cioè un abbassamento brusco della pressione, e questo va certamente evitato. In questo gli anziani in qualche modo sono più esposti, ma non è che il caldo di per sé, il caldo è un meccanismo proprio fisiologico, vasodilata, quindi nella vasodilatazione in qualche modo è come se agisce il caldo, come se agisse come un farmaco. Vasodilata, i farmaci contro la pressione, per abbassare la pressione, tendono a dilatare i vasi. Poi, il insomma, caldo fa lo stesso. Ristabiliamo quell'equilibrio. Esattamente. Coinvolgiamo i nostri telespettatori. Subito. Con Simone che il caldo non lo soffre. No, mai. Tutto tranquillo. Bello, guarda, come sempre, Simone. Sempre. È così, è così purtroppo. A dicembre come ad agosto. Sempre. Evergreen, come si ma magari dice. Magari questo è cotone, l'altro è di lana. Vabbè, dovresti venire qua, ma purtroppo mi sei laggiù. Quindi, però, noi coinvolgiamo il nostro pubblico. Però, chi ne sa, magari, Massi, ci sono tante persone che sono contente del caldo e soprattutto delle belle temperature e soprattutto anche del bel tempo. Ma lo c'è me, l'uomo del sud. Tu sei del sud. Anzi, facciamo una cosa, coinvolgiamo, visto che il momento è questo, sì. Se è così fatecelo sapere, anzi con l'occasione magari segnalateci qualche ricetta particolare per fronteggiare il caldo. Per mettervi in contatto con noi il numero è sempre lo stesso, 822 88 96, oppure potete inviarci una mail a siamonoi@tv2000.it, potete scriverci un commento sulla nostra pagina Facebook o lasciare un tweet a @siamonoitv2000, e vi ricordo che potete anche seguirci da cellulare e tablet scaricando gratuitamente l'applicazione di TV2000. Vi aspettiamo. Grazie Simone. Hai visto che bella foto, Gabriella, qui? Molto, c'è acqua. C'ho un po' di invidia. C'ho un po' di invidia. Stare lì. Continua a avere caldo. Allora, caro amico dell'Aeronautica Militare, che tempo ci aspetta? Ci dica un po', fa caldo, e questo è certo, perché lo avvertiamo. È anche un'impressione però il caldo. È un'impressione? È anche un'impressione molto spesso il caldo. Sì? No, però, nel senso. Quando sono 40 gradi, nel senso che comunque sì, fa caldo e farà caldo, però è chiaro che, come veniva detto prima, c'è chi lo sopporta in un determinato modo e chi magari nel caldo ci si trova molto bene. Io per esempio sto benissimo anche con l'uniforme da questa mattina alle 5 e sto sempre vestito allo stesso modo, per cui lei ha sangue nelle vene, sì. Beh, ma fino, sì, abbastanza. Fino a giugno così. Eh? Fino a giugno così.
fino a giugno, ma anche oltre. Oltre. Sì, no, andiamo verso un periodo che per giugno, o meglio, per la prima parte di giugno, anche se per noi l'estate meteorologica è già iniziata il primo giugno, perché le stagioni meteorologiche iniziano il primo del mese al quale la parte astronomica fa riferimento, quindi l'autunno entrerà il primo settembre e l'inverno il primo dicembre. Si sta manifestando in un modo un po' inconsueto per quanto riguarda almeno la prima decade di giugno, e andrà avanti almeno per gran parte del mese. Il picco almeno per i prossimi giorni sarà a partire da sabato fino all'inizio della settimana prossima, con temperature che saranno decisamente riferibili al mese di luglio. Sì, adesso siamo mediamente intorno ai 28-29 gradi. Non guardiamo i termometri magari al di fuori delle farmacie o il nostro termometro della macchina, perché magari risente di qualcosa di diverso, perché quello che a noi interessa è misurare la temperatura dell'aria, perché poi è quella reale che poi noi percepiamo. Ma questa sarà questa ondata di caldo che ci ha un po' allarmato, eh? Certo. Da nord a sud. Da nord a sud, anzi. Ma la cosa strana è che quando si verificano queste situazioni, praticamente è aria di origine africana che tende a risalire il Mediterraneo, quali sono le zone più calde in questa circostanza? Quelle del sud o quelle del nord? Sopra. Del nord, esattamente, proprio perché il caldo tende a percorrere e a mano a mano che avanza scalda ancora di più. Quindi le zone più calde saranno quelle della pianura padana, dove però ci sarà un altro tipo di problema, l'umidità. E dobbiamo considerare anche quello, il caldo in sé, se non lo rapportiamo all'umidità, non abbiamo un valore identificativo di quello che sta succedendo. Però Massimiliano faceva vedere quella foto, tutta quell'acqua, sì. No? Noi veniamo da una stagione, io però mi è rimasta impresso quella, perché veniamo da una stagione che è stata molto calda, siccitosa. Ci dobbiamo aspettare mancanza d'acqua anche insomma per la stagione estiva? Sì. Per gli agricoltori era proprio quello il riferimento. Si parla di bel tempo, arriva il caldo, arriva il sole, arriva, sì, magari per chi deve andare in vacanza o deve andare al mare è giusto che il tempo possa presentarsi così, però se io vado a dire a un agricoltore adesso non pioverà per un mese, quello mi dice: ma per me il tempo non è bello. Certo. Senta, io ho la trasmissione fino al 30 giugno, non è che ce la giochiamo tutto in questo mese e poi dopo... No. Le tendenze sono per un'estate almeno tutta al più normale. È chiaro che luglio sembra essere, e poi lo è nella realtà, il mese in cui le ondate di calore si presentano in modo più consueto, come è stato negli ultimi anni, anche dalle tendenze che si vedono. Sembra essere così. Non dimentichiamoci che non è tanto agosto, ma è luglio il mese più caldo dell'anno. Ma non tanto perché magari ad agosto possiamo raggiungere anche temperature superiori, perché in luglio abbiamo molti più giorni temperature al di sopra di 30 gradi, di 35 gradi, questo vale per quasi tutto il mese. In agosto possiamo avere dei picchi, ma già a mano che andiamo avanti. Diciamo. Certo, anche perché dobbiamo considerare che la durata del giorno tende a diminuire a mano arrivare che al giorno del mio compleanno, poi può succedere. Il giorno è? 19 agosto, ci arriviamo bene. Lo spero vivamente. Stava per chiederle esattamente dal giorno in cui lui parte, cioè dare rispetto alle sue prenotazioni, le previsioni, me l'abbiamo interrotto. Un minimo di conflitto di interesse ci vuole. No, ma esatto, ma andrà sicuramente bene, poi d'altronde si festeggia qualcosa, no? E quindi non deve andare per forza, indipendentemente dal tempo. Caschi bene agosto. Dottoressa Roncaglioli, ci difendiamo a tavola dal punto di vista alimentare, come ci difendiamo? I migliori accorgimenti? Sicuramente anche qualche trucco. Quello di bere acqua perché serve ad idratarci e soprattutto nella stagione estiva abbiamo più bisogno di acqua. Un consiglio che posso dare al pubblico è quello di preparare delle acque aromatizzate, ovvero tagliare per esempio della frutta, delle fragole, visto che siamo in estate, e lasciarle all'interno di una bottiglia con un po' di menta, con un po' di zenzero, e lasciarle appunto all'interno del frigorifero per 3-4 ore e poi servirle. Questa è una buona idea, così ne beviamo anche di più senza accorgercene, ma quanto ne dovremmo bere? E soprattutto anche meno zuccheri rispetto a un succo di frutta che è ricco in zuccheri, come diceva ottimo, appunto, così due piccioni con una palla, ma quanta acqua dovremmo bere? Almeno 1,5 litri, ecco, 1,5 litri, 2 litri al giorno. Credevo di più, dottor Landi, d'estate, No, beh, dobbiamo considerare che poi anche molti alimenti, se come appunto con la frutta, la verdura, quindi diciamo 1,5 litri, a prova. Due, sì, no, va bene, magari ci riuscissimo. Magari, perché poi soprattutto gli anziani, come dire, poco. Ma noi colpevolizziamo gli anziani, insomma, siamo bravi un po' anche noi medici, il senso della sete diminuisce, o addirittura non c'è. Quindi è proprio anche chi è vicino che deve occuparsi in qualche modo di ricordare al proprio caro di bere, e di bere in maniera distribuita durante
quindi tutta la giornata riempiamo quei bicchieri anche esatto. se non c'è lo stimolo immediato. Ma Santa Torlandi, ma per esempio per gli anziani, gli sbalzi di temperatura, avere quelli che chiamiamo pinguini a casa, l'aria condizionata, tutto questo può essere pericoloso? Beh, lo sbalzo di temperatura certamente, e qui fuori... lo sappiamo, fa male, ma fa male a tutti. La possibilità di avere una temperatura costante, quindi anche all'interno dell'appartamento, avere eventualmente l'aria condizionata, ma in particolare in quelle zone molto calde, in quelle case molto calde, e in anziani che, in case che sappiamo che ospiteranno gli anziani per tutta l'estate, in particolare per quel mese di luglio e così poi caldo. Di agosto, in cui, come dire, si mettono insieme due cose, ed è quelle che diventano negative, il caldo e la solitudine, perché se noi ci dimentichiamo i nostri anziani a casa, certo che insomma si soffre molto altro molto che caldo, di più, e il caldo lo soffre di più in quel caso, perché bevi di meno, hai meno supporto, hai meno tutto. Ecco, il tema degli anziani, dottoressa Roncaioli, è un tema importante. Abbiamo sentito che lo stimolo della sete viene meno, però anche qui bisogna intensificare l'assunzione di liquidi. Sì. E il cibo è importante in questo senso. Certamente. Per cui noi dicevamo frutta e verdura a volontà, su questo non c'è dubbio. Ma c'è un tipo di frutta, un tipo di verdura che in questo senso si presta più di altri? Sicuramente quello che possiamo fare è consigliare delle porzioni, quindi sicuramente a pranzo e a cena una porzione di verdure di circa 250 grammi e circa 60-70 grammi se si parla di una verdura cruda come per esempio un'insalata, e anche aggiungere verdura all'interno di un primo piatto può essere un'ottima scelta. E per quanto riguarda la frutta invece dobbiamo stare più attenti, perché ovviamente la frutta è più ricca di zuccheri e quindi ecco, una porzione da 150 grammi a pasto oppure come spuntino è un'ottima soluzione. Quali tipo di frutta scegliere? Possiamo scegliere sicuramente albicocche, pesche, melone, perché sono ricche anche in beta carotene, che ci aiuta anche ad abbronzarci, a proteggere la pelle dai raggi solari. Abbiamo tantissimi consigli che stiamo sì, dando. Questo diciamo, è appunto cos'è il libro Evolution. Cucina Evolution Buona da Vivere, al quale ho collaborato, scritto dalla dottoressa Chiara Manzi, e in questo libro troverete, oltre al libro, allegate 100 ricette appunto messe in grafica su delle schede facilmente utilizzabili tutti i giorni, dove sono 100 ricette per chi vuole mantenersi in forma senza dover rinunciare ai piatti buonissimi, che sono piatti creati dagli chef. Ecco, allora, dottor Landi, insomma, l'alimentazione... Però Massimiliano già pronto. Massimiliano, chissà che sono sulle ricette. Io aspettavo anche la battutaccia sulle ricette facili, ma non è arrivata. Tanto ormai lo sanno tutti, quindi è inutile. C'era una foto prima in cui si vedevano persone che si proteggevano con una sorta di ombrellina in testa. Quando si esce, e lo dico per le persone anziane, ma non solo per loro, nelle città, conviene insomma dotarsi di qualcosa per coprire la testa o no? È in influenza? Se usciamo in un momento in cui quella che dire, vediamo il sole, è una delle piazze più belle d'Italia, certamente Piazza Plebiscito a Napoli, vedi che sono preparato, certo, se appunto siamo a Piazza Plebiscito a Napoli da mezzogiorno alle 3 di pomeriggio è meglio coprirsi, i giovani che forse, ma gli anziani è meglio proprio procuriamo di non andare a quelle certo, ore, ma poi le ore ecco, calde. Piazza Plebiscito, un po' di venticello dal mare lo prende. Se sono a Bolzano, nel centro di Bolzano, dove insomma qui ci aiuta sicuramente il colonnello, è chiaro che diventa tutta un'altra Bolzano, un'altra che storia. Però tende a essere caldissima d'estate. No, certo. Ma non per colpevolizzare Bolzano, pensavo all'umidità, non per essere... Ma infatti sfatiamo un luogo comune, perché una pensa Bolzano, Bolzano è una delle città più calde d'Italia, Alto Adige, ma Bolzano si trova nella Valle dell'Adige a 200 metri di quota, di altitudine è Bolzano, non è che sia... Esatto. E quindi è in una vallata abbastanza stretta, per cui ecco che già Bolzano in questi giorni è una delle città più calde d'Italia, con 33 gradi realmente misurati. Poi vicino c'è Bologna e Firenze, che sono al momento le città più calde. Però sfatiamo il fatto che Bolzano è... Il che mi fa, approfitto della sua presenza qui, mi fa pensare a una cosa che si è verificata negli ultimi anni, cioè temperature veramente calde in montagna, anche insomma, ad alta quota.
Beh, certo, nel momento, tutti gli ultimi anni, direi. Nel momento in cui abbiamo questa tipologia di tempo che arriva, di origine africana, è chiaro che è tutto lo strato di aria ad essere coinvolto, fino a determinate quote, fino ai 1500, ai 2000 metri. Cioè, quando ci sono le ondate di calore, noi a 1500, 1800 metri troviamo anche 24 gradi. D'inverno troviamo anche meno 24, per dire, quando abbiamo le forti nevicate, meno 16, meno 18, no? È ben diversa la situazione di quando arriva l'anticiclone delle Azzorre. È sempre una forma di anticiclone, l'alta pressione. L'alta pressione è quella che garantisce il tempo bello. L'anticiclone delle Azzorre si presenta in uno stato normale arrivando dall'Atlantico e quindi è un po' più mite. Sono le state alle quali però noi eravamo abituati. Però ci ha spiegato, quando leggiamo, no? In arrivo, anticiclone, esatto. In arrivo, cioè sappiamo cosa aspettarci. Sì, quando arriva dall'Africa invece, entra prima verso l'Africa e risale da noi, la massa d'aria è completamente diversa e quindi tende a comprendere tutto lo strato dell'atmosfera che noi andiamo a tenere in considerazione, quindi il caldo e la persistenza di questa situazione fa sì che anche a quote abbastanza elevate abbiamo si senta. Caldo. Si no, senta. C'è una curiosità, ma chi se li inventa quei nomi terrificanti che mettono paura? Caronte, in arrivo Caronte. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, perché non è sicuramente l'aeronautica militare. No, non è l'aeronautica militare. Facciamo solo una precisazione. Allora, in meteorologia i nomi si danno a configurazioni che sono abbastanza particolari. Gli uragani, i cicloni tropicali, quindi per classificarli, d'accordo? Dare il nome ad una situazione che porta sì caldo, ma è una situazione comunque di tempo stabile, è un'innovazione della comunicazione, sicuramente non dell'aeronautica militare. Non vi piace, se è capito, è stato diplomatico. No, io ho detto che è quasi colpa dei giornalisti. Esatto, noi abbiamo fatto finta di ma noi abbiamo le spalle larghe, non c'è problema. Pelatamente. È vero. Allora, abbiamo parlato di come uscire, soprattutto per gli anziani, di stare attenti alle ore, cioè evitare quelle più calde, però il moto è importante, anche d'estate va fatto. Ce lo anche dice d'estate, sempre, questo è fondamentale, perché, anzi, proprio il messaggio, no? Fa caldo, non uscite, ecco, va benissimo il pomeriggio, ma tanto è solo, abbiamo detto, fino al 30 giugno, poi andate in vacanza anche voi, fino al 30 giugno, poltrona, siamo noi, va bene. Bene, mi piace. Però l'attività anche d'estate è fondamentale, cioè non possiamo pensare, appunto, un po' quello che dicevo prima, dimentichiamo i nostri anziani da soli a casa. Uno degli aspetti più importanti, ne abbiamo parlato altre volte, è la debolezza muscolare, chiamiamola, per farci capire, la cosiddetta sarcopenia, la perdita di massa muscolare. Perdere massa muscolare è qualcosa veramente di drammatico, consentitemi anche un termine un po' forte, perché è una delle cose che oggi sappiamo, perché si diventa disabili, si cade, ci si rompe il femore, non solo perché l'osso è fragile, ma perché non i nostri muscoli sono fragili. Io ricordo la prima volta che lei è entrata nello studio di Siamo Noi, ormai sono passati 3 anni, che ci memoria. Disse, lanciando un progetto molto bello che noi qui abbiamo sposato, che è un progetto in cui l'Italia è capofila, che è il progetto Sprint, proprio dedicato agli anziani, al buon invecchiamento, ci disse, quando un anziano entra nel nostro studio e cammina, noi capiamo subito da quel passo qual è la situazione. Allora, il 10 giugno c'è una possibilità importante anche per chi ci sta seguendo di partecipare a uno screening. Esatto. Ci dica un po' come e che cosa succede. L'idea era quella di dire, anche d'estate facciamo un po' di sprint, riprendiamo le strade con sprint. In che senso? Di rimanere attivi, perché sprint è un progetto in maniera molto sintetica che mette insieme non solo tutta la valutazione della funzione fisica, cognitiva e quant'altro, ma soprattutto poi l'intervento in pazienti, in soggetti che hanno un po' di difficoltà a camminare. Esercizio fisico e nutrizione, questa combinazione insieme. Sabato, chiamando al numero che vediamo in sovraimpressione, lo vediamo, il 3015-3921, si può prenotare gratuitamente, perché è tutto della Comunità Europea, è tutto finanziato dalla Comunità Europea, questo è veramente molto importante, quindi è tutto gratuito, uno screening con cui vediamo e valutiamo se è possibile entrare in questo protocollo. C'è un orario, protocollo. Dalle 8.30 alle 10.30. Dalle 8.30 alle 10.30, però possiamo chiamare, se non ci riusciamo questo sabato a soddisfare tutti quanti in questa prima valutazione, ci rivediamo si sabato successivo, si replica sicuramente. È un open day al Polichino Gemelli che è un continua, primo passo, va a possiamo fare anche passo. Un open week, non c'è problema. Bene. Il gelato va bene, sì, per trovare un po' di refrigerio, lo sdoganiamo? Dipende. No. Vediamo, sicuramente potreste trovare all'interno delle nuove ricette, appunto, che avete fatto vedere nel libro,
un buonissimo gelato che si può riprodurre a casa semplicemente con della frutta surgelata, un po' di acqua e un po' di fibra naturale che noi utilizziamo, che è l'inulina. E quindi è un gelato salutare. Massimiliano, dimenticati la crema, la cioccolato e lo zabaione. Sei stato sistemato. Possiamo fare sostituzioni? È durissima, vedo sconvolto. Non c'è la pizza, non l'ha neanche nominata. Ma possiamo sostituire i pasti con centrifugati, con frutta? O è meglio non farlo? C'è chi tira fuori le barrette? No, io consiglio in genere di avere sempre un bel piatto di verdure, anche come insieme a un po' di pesce, un po' di carne, anche come un piatto unico, e associare una centrifuga, diciamo meglio un frullato che una centrifuga, perché il frullato mantiene la fibra, che è la parte positiva delle verdure, che ci aiuta anche a rimanere in forma durante l'estate e a ridurre anche l'assorbimento degli zuccheri, anche quindi in persone anziane che hanno diabete. Devi provare il il frullato è già meglio della centrifuga, dà più soddisfazione. Grazie a tutti i nostri ospiti. Grazie davvero. Torniamo però puntuali domani alle 13:50. Siamo qui, tanti ingredienti, tante storie, ancora tanti personaggi da incontrare. Andiamo a casa di Arianna, andiamo a casa di Arianna. Domani alle 13:50. Vi aspettiamo.